E benvenuti alla tradizionale conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio, che è organizzata dall'Ordine dei giornalisti assieme all'Associazione della Stampa Parlamentare, che qui è rappresentata dalla sua Presidente Alessandra Sardoni. Io proverò ad essere essenziale, signor Presidente, per non sottrarre tempo a lei e ancor più alle domande dei colleghi, che hanno voglia di fargliene tante, quindi confidiamo nella sua collaborazione. Io sono certo che le chiederanno della legge sul lavoro, di quella elettorale, della difficile situazione economica, dell'elezione del prossimo Presidente della Repubblica, cosa quest'ultima che confido facciano con garbo, perché un Capo dello Stato c'è ed è nella pienezza dei suoi poteri. Non è un problema di forma, ma di rispetto vero. Tocca a me l'onere di aprire questo incontro per sottoporle, pur davanti alle evidenti e diffuse difficoltà del Paese, alcuni problemi della categoria che rappresento. I cittadini credono che i giornalisti siano ricchi, una casta. Quanti sanno che decine di migliaia di noi non arrivano a guadagnare in un anno 10.000 euro, tasse e spese comprese? Lei lo sa bene, perché quando era sindaco di Firenze, nella sua città, venne ospitata una manifestazione di questi colleghi. Avevamo sperato nei risultati di una legge, quella detta sull'equo compenso, ma il 19 giugno una parte di noi si è accordata con la Federazione degli Editori e ha stabilito, contro il parere dell'Ordine dei giornalisti, che si possa vivere con 3.000 euro lordi l'anno, e questo, secondo loro, l'equo compenso, un monumento alla vergogna. Una vergogna ancor più grande se la si collega alla nuova ipotesi di legge sulla diffamazione, all'esame in terza lettura alla Camera. Elimina il carcere ed è la sola notizia positiva, ma è solo apparenza. In una recente audizione davanti alla Commissione Giustizia, un rigoroso magistrato, Nello Rossi, che ha rappresentato l'accusa in moltissimi processi per diffamazione, ha dichiarato che lui non ha mai chiesto il carcere per i giornalisti, mai. È un'abolizione formale per evitare le sanzioni all'Italia minacciate dall'Europa. Può andar bene. Ma il resto sembra tutto finalizzato a comprimere il diritto dei cittadini alla verità. Sanzioni economiche che corrispondono al compenso anche di 2.000 e più articoli. L'esposizione a citazioni in giudizio civile, senza conseguenze vere per chi usa la giustizia per intimidire i giornalisti. La previsione di una rettifica senza commento, lasciando ai boss di tutte le criminalità l'ultima parola. Penso in questo momento a tanti, ad esempio ai colleghi dell'Unità che si vedono fare i pignoramenti a casa a seguito di alcune vicende giudiziarie. Penso anche alle difficoltà di queste ore, esplose in queste ore, dei colleghi di Europa. Noi non abbiamo alcun interesse, Presidente, a tutelare i diffamatori consapevoli. Ma il dovere di garantire i diritti dei cittadini sì. Lo abbiamo e lo sentiamo forte, a cominciare dal dire no, no, ad una certa melma spacciata per informazione, la speculazione sul dolore, l'assoluta mancanza di rispetto per chi non può difendersi, la strumentalizzazione delle disgrazie solo per fare audience. Il denaro non può valere più dei diritti e del rispetto per le persone, per chi è morto e non ha voce, per chi è vivo ed è costretto a subire ogni insinuazione su chi non c'è più, a cominciare dai suoi figli, che non hanno meno diritti di quelli di noi tutti, signor Presidente. È doloroso registrare il silenzio delle autorità, benché siano state interessate, molto doloroso. L'ospitalità in un qualche salotto vale per alcuni più del dovere e della dignità. Ci sono troppi interessi che ruotano attorno al mondo dell'informazione. È l'ora che la politica abbia il coraggio
di occuparsene in maniera organica, non solo con parziali interventi economici, dei quali siamo grati anche a questo esecutivo. E allora, nel nome della trasparenza, che venga creato un registro degli editori, consentendo agli italiani di conoscere quali e quante partecipazioni chi si occupa di editoria ha in altri settori: banche, edilizia, case di cura, villaggi turistici, assicurazioni, energia, industrie automobilistiche, e così seguitando in intrecci legittimi, ma che non hanno certamente al primo posto l'interesse dei cittadini. Abbiamo la necessità di interventi radicali nel nostro mondo. Chi confonde, non sempre in buona fede, i diritti garantiti dall'articolo 21 della Costituzione con l'esercizio di una professione che risponde a norme di legge, ad esempio, priva i cittadini delle garanzie che discendono da regole deontologiche molto severe che i giornalisti debbono osservare. Certo, c'è bisogno di maggiore qualità nell'informazione, ma quell'obbligo della formazione che mette tutti insieme gli ordini professionali in un legiferare per mucchi, senza tener conto della specificità, va rivisto in tempi brevi. I giornalisti non sono certo migliori né più importanti degli agrotecnici o degli attuari, sono solo diversi e loro lo sono da noi. Così come, signor Presidente, è urgente una vera e complessiva legge di riforma del nostro ordine, perché quella che ci regola è vecchia di oltre 51 anni. Non c'erano allora i computer, internet era una fantasia, ma non può diventare una giungla. Matteo Renzi non era neanche nei sogni dei suoi genitori, 51 anni fa, o negli incubi dei suoi genitori. È cambiato tutto, tutto, ma la legge resta scritta, quella scritta con una ammirevole lungimiranza da Guido Gonella nel 1963. Sconta i costi dell'imprevedibile che è diventato realtà quotidiana in continua evoluzione. Questo Paese, signor Presidente, per concludere, condividendo un suo auspicio, vuole tornare a correre. Guarda al 2015, collegandolo ad esempio con un avvenimento, l'Expo di Milano, che accenderà sull'Italia i riflettori del mondo. Il nostro Paese sta, per ora, tirando la cinghia proprio con la forza della speranza di tornare a correre. Ci metta nelle condizioni di accompagnare in maniera adeguata questa speranza. È un dovere che sentiamo, un diritto che rivendichiamo. Grazie. Grazie Presidente Iacopino, Presidente Sardoni. Stante i tempi, stante la situazione, e preso atto naturalmente che noi alle 13.30, Presidente, dobbiamo assolutamente aver terminato, memori di qualche polemica del passato, credo che probabilmente sarebbe cosa buona e giusta se io saltassi la parte introduttiva di 27 cartelle già preparate che vi risparmio e lascio lo spazio di rispondere alle vostre domande. Non prima di aver fatto un brevissimo accenno a ciò che sta accadendo in questo momento, che le vostre redazioni, i vostri colleghi stanno seguendo, e vorrei anche esprimere la gratitudine per l'attenzione con la quale è stata seguita questa drammatica vicenda nel Mar Adriatico. Non è l'unica, come sappiamo di ieri, ma probabilmente quella che più ha avuto un impatto per la straordinarietà dei soccorsi. Nel giro di qualche ora contiamo di terminare le operazioni di salvataggio. Come sapete, sono stati rinvenuti altri 4 cadaveri rispetto a ciò che era accaduto ieri. Diciamo, sono corpi in mare, ma penso di poter dire senza alcun timore di smentita, purtroppo, che alla fine il computo delle vittime, con la vittima di ieri, sale a 5. Il lavoro che è stato fatto in queste ore è un lavoro strepitoso da parte delle donne e degli uomini di tutte le istituzioni italiane, non solo italiane, ringrazio le autorità greche, le autorità albanesi, ma il lavoro che è stato fatto dai nostri connazionali ci rende orgogliosi del tricolore e della comune appartenenza. Un lavoro francamente impressionante. Io stanotte ho passato la notte comodamente a letto rispondendo ai messaggi che mi arrivavano e ho pensato alla straordinaria dedizione di queste
sale operative e soprattutto di coloro i quali con gli elicotteri, con gli interventi che sono stati fatti in mare, hanno consentito di vivere una fase molto dolorosa. Le mie preghiere, i miei pensieri vanno alle famiglie delle vittime, ma che ha evitato un'ecatombe nel mare. Quindi l'intervento così ricco di dedizione, di tenacia, di determinazione e di passione dei nostri uomini ha consentito di evitare una vera e propria ecatombe. Quindi da questo punto di vista la mia gratitudine, che si esprime credo a nome di tutti gli italiani, indipendentemente dalle opinioni politiche, culturali o dalle opinioni sul singolo evento. Nel corso della giornata, do un'informazione di servizio, il ministro Pinotti e il ministro Lupi, che hanno responsabilità su questa per la Marina Militare e le Capitanerie di Porto, e che quindi sono stati corresponsabili dell'azione di salvataggio di queste ore, terranno una conferenza stampa, credo a Palazzo Chigi, nel tardo pomeriggio, per darvi tutti i dati delle operazioni, che al momento non sono ancora terminate. Ci sono circa 60 persone dalla lista di imbarco che ancora risultano da salvare, potrebbero essercene di più, ci potrebbe essere una discrepanza tra la lista e le persone a bordo, talvolta accade che vi sia qualche persona in più, evidentemente frutto ragionevolmente possiamo immaginare di immigrazione clandestina, perché altrimenti non si spiega il distacco che c'è. Però su tutti i particolari nel corso della giornata ci sarà una conferenza stampa che terranno i ministri. Io voglio qui prendere l'occasione per ovviamente esprimere le condoglianze alle famiglie delle vittime e contemporaneamente ringraziare i nostri per il lavoro che hanno fatto, davvero, davvero, davvero straordinario. Credetemi, quando stanotte alle 2:30 è arrivata la comunicazione, eravamo in contatto con i nostri, che l'incendio era ripreso, che si sarebbe dovuti procedere all'abbandono della nave, che la situazione è stata domata ancora una volta con una dedizione impressionante delle nostre donne e dei nostri uomini in condizioni meteorologiche proibitive. Presidente Iacopino, non mi sottraggo alle sue valutazioni, credo che valga la pena probabilmente di affermarle in un'altra circostanza, nel senso che le mie opinioni sono molto tranchant e note, non credo che vi interessi saperle, le mie valutazioni di natura personale, circa essendo quello che è andato al Senato a dire che a mio giudizio al Senato andava sottratto il voto di fiducia, l'ho fatto in quella sede e il Senato ha risposto, devo dire, in modo straordinario, perché se è vero com'è vero che il Senato in questi mesi sta andando avanti con un processo di riforme straordinarie. Non verrò quindi in presenza dell'Ordine dei giornalisti, che ringrazio per questo appuntamento, a dire ciò che penso degli ordini e anche della legge di riforma del vostro ordine. Lo tengo per me, spero che apprezziate questo gesto. Credo però che il governo che presiedo avrà tutto il desiderio istituzionale, oltre che la volontà politica, di collaborare e confrontarsi con voi per capire quali leggi di riforma possano essere attuate, in che tempi e in che modi. Chiudo infine dicendo che in questo 2014 mi pare che un cambiamento, che per me è una rivoluzione copernicana, per qualcuno sarà molto meno, è avvenuto, è cambiato il ritmo della politica. Giustizia sociale, legge elettorale, riforma costituzionale, fisco, cultura, pubblica amministrazione, scuola. Il percorso di cambiamento che è partito e che sta producendo dei risultati concreti, lei giustamente faceva riferimento al mondo del lavoro, è sotto gli occhi di tutti. Non v'è chi possa negare come questo cambiamento sia profondo nella struttura politica, però a me non basta cambiare il ritmo della politica. A me interessa profondamente cambiare l'umore degli italiani. Oggi il Vodiamante scrive assuefatti alla sfiducia. È un grande tema, è un tema che ha delle ricadute economiche. È impressionante notare come dal 2012 al 2014 siano aumentati i risparmi di 400 miliardi di euro, segno evidente che la paura sta rannicchiando anche le abitudini delle italiane e degli italiani. E tuttavia l'elemento che a me più colpisce è questo senso di preoccupazione, stanchezza, sfiducia che
non è soltanto un fatto economico, è innanzitutto un fatto culturale, civile, sociale di tutti i giorni. Noi siamo qui per dire che non soltanto l'Italia ce la può fare, io sono molto più convinto di febbraio che l'Italia ce la farà, senza alcun'ombra di dubbio. È un grande paese vivo, abbiamo girato come delle trottole in tutto il paese in questi mesi, siamo andati in posti dove non c'era mai andato un Presidente del Consiglio, da Termini Imerese a Gela, a Taranto, erano anni che un Presidente del Consiglio non andava a Taranto, siamo andati nei luoghi della crisi, abbiamo guardato in faccia la situazione della difficoltà aziendale e non solo. Io dico che, avendo visto negli occhi i luoghi della difficoltà e del dolore, sono ancora più convinto che riusciremo a non soltanto rimettere in moto l'Italia, perché l'Italia è rimessa in moto, ma a farla correre, che è la vera sfida del 2015. Credo che da questo punto di vista emblematici siano i dati delle crisi aziendali, su cui forse si è speso troppa poca attenzione nella parte della risoluzione dei problemi. Ve le metto in fila soltanto dell'ultima settimana: Meridiana, Termini Imerese, che, se mi permettete, è tecnicamente parlando, è tanta roba, per come stavano messe le situazioni, le cose, Terni, Taranto, Piombino, negli ultimi 15 giorni, non nell'ultima settimana. Grandi, gravi crisi che erano aperte da anni e che, grazie all'aiuto di tutti, dalle forze datoriali ai sindacati, siamo riusciti a rimettere in moto e in qualche modo a far ripartire. Allora, e ho finito, io credo che in questo momento la parola del 2015 per noi sia la stessa del 2014, cioè ritmo, dare un senso di cambiamento, dare questo senso dell'urgenza, mettere tutta l'energia che abbiamo per far sì che l'Italia torni a fare quello che deve fare, a riprendere il suo ruolo nel mondo, e non soltanto perché nel 2014 abbiamo segnato alcuni risultati importanti sulla politica estera, a partire dalla nomina di Federica Mogherini, ma perché noi siamo convinti che il mondo abbia bisogno dell'Italia, l'Europa abbia bisogno dell'Italia, prima ancora che l'Italia abbia bisogno dell'Europa e del mondo. È evidente che per farlo occorre un lavoro sulle norme, sulle leggi, importantissimo, ci sarà modo di discuterne nel corso della conferenza stampa. Siamo il governo che ha fatto meno leggi e più riforme. Primi 100 giorni, meno leggi di tutti. Eppure toccati in profondità, con passaggi anche assolutamente storici, come quello del lavoro. Dopodiché tutto è ancora da fare, perché a me l'idea che uno si accontenti fa impazzire di rabbia. Noi abbiamo bisogno di fare molto, di fare di più, lo faremo. Mi sento un po' come Al Pacino in Ogni maledetta domenica. Chi di voi ha visto quell'immagine? Un coach che cerca di dire ai suoi che ce la possono fare. Quello stiamo cercando di raccontarlo agli italiani. Ogni punto è importante, ogni centimetro è importante, però la squadra è in condizione di farcela. Non direi queste cose se avessi dei dubbi sulla tenuta dell'Italia. Invece l'Italia è tranquillamente nella condizione di farcela e è nella condizione di affrontare con molta serenità tutti i passaggi che l'attendono nel 2015. Condivido con lei, ho davvero chiuso, il giudizio sul Presidente della Repubblica. Un Presidente della Repubblica c'è, è un Presidente della Repubblica che sta svolgendo il suo servizio con una passione, una determinazione, una efficacia e, lasciatemelo dire, una energia, che sono davvero encomiabili. È un Presidente della Repubblica che non manca di far sentire la propria voce nelle sedi competenti, ma anche di offrire il proprio autorevole contributo attraverso, per esempio, organizzazioni di eventi come quello che è stato fatto a Torino sulla Germania, che io giudico particolarmente interessante, tra i due Presidenti della Repubblica, Presidente Napolitano e Presidente Gauck. È un Presidente della Repubblica che, se deciderà, quando deciderà di lasciare, innanzitutto avrà il, non so se possiamo definire il diritto, ma il dovere da parte nostra di dire innanzitutto grazie. Fino a quel momento ogni discussione è vana, da quel momento in poi noi saremo nelle condizioni, perché il Paese ha recuperato la propria normalità, il proprio equilibrio, anche e direi soprattutto grazie al lavoro di Giorgio Napolitano, di poter individuare nelle forme stabilite dalla Costituzione un successore. Quindi non sono per niente preoccupato delle sfide che ha davanti l'Italia nel 2015, sono molto preoccupato del fatto che questo senso di cambiamento ha bisogno di un grande cambiamento in Europa, ma di questo e di altro parleremo sicuramente durante la conferenza stampa, per la quale esprimo la gratitudine, cerco di essere brevissimo nelle risposte,
E però alle 13.30 mi ha detto Sensi che, dopo tutte le polemiche che il PD ha fatto a suo tempo sullo sforamento, guai a chi sfora, quindi alle 13.25 se deve chiudere lei, chiunque stia parlando io mi interrompo e le lascio la parola per chiudere, in modo tale che i colleghi del TG1 entrino precisi in orario senza alcun problema. Noi, Presidente, possiamo anche restare qui, basta interrompere la diretta del TG1 e così lei può rispondere anche alle domande degli altri colleghi. Però su questo trattiamo, ora vediamo come vi comportate. Vediamo come va. Allora, mi permetta però di aggiungere le nostre, non le mie, parole di solidarietà e di ringraziamento alle vittime, a chi ha sofferto, sta soffrendo, e di apprezzamento per il lavoro che tanti anche con spirito volontario stanno facendo in queste ore. E mi permetta anche di dirle che noi saremo pronti, senza egoismi di parte, a qualunque confronto che sia finalizzato a garantire i diritti all'informazione dei cittadini. Allora, cominciamo subito. Comincia Paolo Biondi della Reuters. Buongiorno. Dall'ultimo tema che ha citato Presidente della Repubblica, quando deciderà, se deciderà. Il Financial Times sembra fare il tifo per Mario Draghi, probabilmente più per rimuoverlo da Francoforte che per promuoverlo al Quirinale. Il Partito dei Governatori sostiene Ignazio Visco, si dice che lei prediliga Piercarlo Padoan, leale, autorevole, membro del suo governo. Ovviamente non le chiedo un parere sui nomi citati, ma se lei pensa che essere un bravo tecnico rientra nell'identikit del candidato per la Presidenza della Repubblica. Il fatto che lei non mi abbia chiesto un parere mi solleva da risponderle la domanda. È evidente che il Presidente della Repubblica ha una funzione che ha i requisiti previsti dalla Costituzione, che deve assolvere a funzioni tipicamente politiche con la P maiuscola, che ha avuto nel corso della storia vari esempi, e mi pare negli 11 casi di Presidente della Repubblica, di provenienza. Ma guardi, se lei mi avesse fatto la domanda nel merito sui nomi, le avrei risposto. Avendo lei detto che non interessa i nomi, io sono il primo a non risponderle, se non dicendo che quando arriverà il momento saremo nelle condizioni, di esprimere un nome intorno al quale si coaguli la maggioranza prevista dalla Costituzione e, io spero, penso e credo, l'affetto e il rispetto di tutti gli italiani. Wanda Marra del Fatto Quotidiano. Avendo cambiato posto la regia, succede questo. Ok, perdonatemi. Allora, la domanda era questa. Partendo da questo che stavate dicendo adesso, visto che al di là dei profili i candidati di cui si parla sono 20, 25, 200 franchi tiratori, 150, un giorno, insomma, diciamo abbiamo di fronte una situazione che non si preannuncia rosea, anche perché in generale è in questi casi che i franchi tiratori, diciamo, fanno vedere la loro forza. Allora, intanto volevo capire se lei pensa di avere davvero una risposta che possa andare incontro a tutti. E poi anche, come ci ha fatto capire il vice segretario del PD Guerini, da come vanno le elezioni del Colle si capirà anche il destino della legislatura. Lo pensa anche lei? Cioè, se ci mettete 3 mesi, che ne succede di questo Parlamento? Vi vedo appassionati all'attualità. Nel merito la risposta è molto semplice. La legislatura dura fino al 2018. 1. 2. Ci sono i numeri per eleggere il Presidente della Repubblica se e quando avverrà il passaggio necessario. Noi possiamo stare la prossima ora a fare le stesse domande e io farò le stesse risposte. Chi ci ascolta da casa penserà che siamo tutti affetti da arteriosclerosi galoppante, che è anche un'ipotesi sulla quale possiamo discutere e lavorare. Trovo sinceramente incredibile che su questo tema si possa immaginare a molti giorni, come minimo, dalla scadenza, perché è del tutto evidente che ove mai vi fossero le dimissioni poi partirebbe tutto il percorso che conoscete. Se voi pensate che io passi la conferenza stampa di fine anno, dopo aver riformato il mondo del lavoro, ha portato una riforma costituzionale con 40 articoli modificati, una legge elettorale che dopo anni è in discussione, un sistema di riforma della scuola che è quello che conosciamo,
un cambiamento della giustizia che può piacere o meno, ma che segna uno spartiacque. Un decreto sul fisco, di cui ho visto oggi un po' scritto il sole, ma di cui si sta scrivendo poco, che è una pietra miliare nel cambiamento dei rapporti tra cittadini. Se però pensate che a fronte di tutto questo possiamo stare tutto il giorno a fare il ping pong sul Presidente della Repubblica, io metto il pilota automatico e rispondo quanto segue. Il Presidente della Repubblica è una figura le cui funzioni vengono stabilite dalla Costituzione. Non sono preoccupato per la tenuta parlamentare. Al momento opportuno sono assolutamente certo che il nostro Paese individuerà, se sarà necessario, un nuovo Presidente della Repubblica laddove l'attuale Presidente decidesse di fare un passo indietro, che peraltro verificheremo nel corso dei prossimi giorni, settimane e mesi, ove ciò accadesse, e possiamo stare a discutere del profilo, dell'identità. C'era un giochino molto divertente, che era indovina chi. Non so chi di voi ci ha giocato, perché voi magari siete più giovani di me e avete i giochi, la PlayStation e dintorni. Io sono... Lei sì, vabbè, diciamo, però parlavo di una parte dei colleghi che sono qua. È un gioco meraviglioso, sia Forza 4, Monopoli, però indovina chi c'è ancora, credo ci sia ancora. Era meraviglioso, perché dice, ha il cappello? Porta i baffi? Ha un naso pronunciato? È uomo? E questo è il gioco che, se volete giocare a indovina chi, io credo che facciate bene, perché è un gioco molto divertente. Purtroppo io non partecipo perché nel frattempo cerco di affrontare alcuni temi che possono essere meno interessanti, ma che sono temi particolarmente importanti a mio giudizio per il Paese. Ida Colucci del TG2, grazie. Buongiorno Presidente. Dunque, torniamo all'economia. I problemi economici sono in cima alla lista delle preoccupazioni degli italiani, come anche i sondaggi hanno rivelato anche oggi, ancora oggi. L'economia americana nel frattempo ha ricominciato a correre ed è un'economia che si basa su parametri diversi di quelli europei. Allora, lei spesso ha detto di voler cambiare verso all'Europa. Questa auspicata scossa, che ci auguriamo tutti possa avvenire anche nell'anno prossimo, nel 2015, sarà realmente possibile non allontanandosi dai trattati? La ringrazio perché questo è, secondo me, il tema vero del 2015. L'Italia non può ripartire se non fa le riforme strutturali, ma le riforme strutturali da sole non bastano a ripartire nel 2015. Deve essere molto chiaro a chi dice, ma avete un'idea precisa? Assolutamente sì, le riforme strutturali le abbiamo chiare in testa, le stiamo mandando avanti, poi a qualcuno potrà piacere più una mossa o un'altra, qualcuno potrà contestare il ritmo, troppo veloce, troppo lento, sono tutte valutazioni rispettabili, ma il punto centrale è che le riforme strutturali da sole non bastano, senza riforme l'Italia è spacciata, ma le riforme da sole non sono sufficienti. C'è bisogno di un cambio di paradigma a livello europeo. L'America e gli Stati Uniti fanno più 5% nel terzo trimestre del 2014. È un numero straordinario. Più 5%. Naturalmente si può stare a discutere adesso ore. Mi piacerebbe andare a rivedere non soltanto le previsioni fatte in questi stessi giorni lo scorso anno dagli economisti, ma anche qualche mese fa, e trovarne uno che abbia azzeccato il petrolio. Eppure quanto è rilevante la questione petrolio ai fini degli assetti geopolitici, ai fini delle discussioni economiche di interi paesi, insomma, sarebbe molto molto interessante stare a discuterne. Però il punto centrale è che gli Stati Uniti vanno più 5%. Molti paesi, anche rallentando il ritmo della crescita, sono paesi che stanno segnando un più marcato. L'Europa no. L'Europa è in una fase di grande difficoltà, tecnicamente parlando di stagnazione. Di fronte a questa stagnazione, l'Italia in questo anno ha recuperato un po' il gap. Noi abbiamo fatto negli ultimi due anni meno 2%. 2012, meno 2,3. 2013, meno 1,9. Quest'anno il differenziale con gli altri paesi si è molto ridotto, non ancora a sufficienza naturalmente perché siamo ancora col segno meno 0,4, però il dato vero è che siamo sostanzialmente molto vicini agli altri paesi europei. Abbiamo recuperato il gruppo, ma il problema è che la situazione è drammatica se noi non cambiamo paradigma economico. Quindi alla sua domanda la risposta è certo che questo 2015 si può cambiare e si deve cambiare l'Europa. Ci sono tutte le condizioni per farlo restando dentro i trattati,
Ricordo che in questi 6 mesi di guida italiana abbiamo cambiato per il momento il vocabolario. Io ricordo che non ci facevano dire neanche flessibilità al vertice di Ypres. Siamo stati una notte a discutere se inserire una frase o no, perché la parola flessibilità sembrava una parolaccia e la parola crescita sembrava inconcepibile. Oggi il vocabolario è cambiato, però con le parole in Europa ci siamo organizzati nel 2014. Per il 15 ci aspettiamo i fatti. E naturalmente il piano Juncker è un primo passo, ma certo non ancora sufficiente. Quindi, alla domanda che lei fa, la risposta è: dobbiamo assolutamente cambiare l'Europa, lo dice il Presidente del Consiglio italiano, e questo vale naturalmente per una quota parte, perché comunque l'Italia è un paese che dà i soldi all'Europa, non che li prende. Ma lo dice anche il partito che ha preso più voti in Europa quest'anno. E se noi non cambiamo paradigma economico, attenzione, perché non soltanto il partito degli euroscettici crescerà, ma rischierà di prendersi interi paesi di grande tradizione, di grande importanza, e quindi di conseguenza chi vuol bene all'Europa oggi sa che l'Europa deve cambiare. Chi dice che l'Europa va bene così com'è non sta facendo il bene né del proprio paese né dell'Europa. Per il giornale Laura Cesaretti. Buongiorno. Due rapide questioni. Una sul Jobs Act: se è vero che è stato lei a eliminare dall'ultima bozza, dalla bozza finale del testo, il comma che escludeva esplicitamente il lavoro pubblico dalle regole del Jobs Act. Seconda domanda, mi spiace, ancora sul Quirinale. Anche in Forza Italia sostengono che nella sua campagna, diciamo, underground per il Quirinale, Prodi stia mandando messaggi a Berlusconi assicurandogli che potrebbe essere il candidato della pacificazione, della cosiddetta pacificazione politico-giudiziaria. Il suo compagno di partito Sposetti, in questi giorni in un'intervista, paventava che l'ordine giudiziario, la magistratura, le iniziative sulla giustizia possano influenzare la partita per il Colle. Ecco, lei teme che questi argomenti possano entrare in gioco in questo momento? Vicenda Jobs Act, la ringrazio, mi consente di fare, spero, definitivamente chiarezza. Sì, sono stato io a proporlo. Il Consiglio dei Ministri non è durato tanto sul Jobs Act, le ricostruzioni fatte da chi non c'era sono sempre simpatiche. Il Consiglio dei Ministri è durato molto perché abbiamo fatto uno per uno la cernita degli articoli del mille proroghe e abbiamo visto uno per uno gli articoli del decreto sul fisco, oltre che del lavoro, ma abbiamo fatto un lavoro molto serio, puntuale, preciso e dettagliato. Ho tolto quella norma, ho proposto di togliere, il Consiglio dei Ministri ha approvato, perché non aveva senso inserirla in un provvedimento che parla di altro. Cerchiamo di essere chiari tra di noi. Il Jobs Act, che io considero un passo in avanti importantissimo, non si occupa di disciplinare i rapporti all'interno del pubblico impiego, perché c'è già in Parlamento, in questo momento in discussione in Senato, lo strumento normativo che deve disciplinare i rapporti del pubblico impiego. Inserire, come era stato fatto, una norma per dire riguarda anche o non riguarda i lavoratori del pubblico impiego sarebbe stato non corretto. Così come è non corretto immaginare che la mancata previsione autorizzi a pensare che allora si applica tout court. Questo è un tema che ha portato pagine e pagine di giurisprudenza, pagine e pagine di sentenze. Qualcuno dice che bisogna approvarlo anche per applicarlo allo stesso regime dei lavoratori privati ai lavoratori pubblici. Gli altri dicono, no, perché noi abbiamo il concorso. E quindi, prevedendo la Costituzione l'ingresso dentro il mondo del pubblico impiego attraverso concorso, vi è una tutela differenziata. Si può stare a discutere quanto si vuole. Il punto centrale è che andava cambiato, e lo abbiamo fatto, il regime dei lavoratori privati. Punto. Potrei dirle, se non suonasse sgarbato verso la sua proprietà, fatto. Il punto è che invece sul pubblico impiego la questione viene affrontata dentro il Madia. Ora, se volete possiamo fare un po' di cinema tra di noi. Io, per esempio, sono uno di quelli che crede che vada cambiato il sistema del pubblico impiego.
e non necessariamente per applicare esattamente quello che abbiamo fatto per il privato. Vi creo un po' di confusione, ma tanto questo è un argomento che prenderemo da febbraio e marzo. Se noi abbiamo deciso di non mettere lo scarso rendimento per i lavoratori privati, perché lasciamo all'imprenditore la valutazione e comunque alla possibilità di licenziamento economico che è decisamente agevolata con questa norma, questo non vuol dire che non si possa, per esempio, prevedere lo scarso rendimento nel pubblico. Ma nel pubblico, essendo in presenza di un ingresso per concorso, quindi non è a chiamata diretta, ma per concorso, si può anche immaginare che l'eventuale risoluzione del licenziamento abbia un ruolo maggiore dei giudici rispetto a quello che c'è nel privato, che noi abbiamo voluto ridurre al minimo. Quindi le regole del pubblico impiego le vedremo nella discussione del Madia. La Commissione le sta già affrontando. Io ho le mie idee. Per me va creato un meccanismo in cui chi sbaglia nel pubblico paga, in cui bisogna incentivare il merito, in cui bisogna finalmente affermare il concetto che chi non lavora bene perché non è messo in condizione di farlo va attribuita la responsabilità ai dirigenti. Ma chi non lavora bene perché sceglie di non lavorare bene, i cosiddetti fannulloni, sì che va messa le condizioni di mandarli a casa. Però vedete, e questo è un punto sul quale vi disturberò, ma vi chiedo 30 secondi. Uno, sul dibattito nel mondo del lavoro siamo al derby ideologico costante. Ci hanno detto, non potrai far niente finché non fai le riforme costituzionali. Abbiamo fatto il percorso sulle riforme costituzionali, siamo a un passo dall'approvazione in seconda lettura e ci hanno detto, sì, però ti manca il lavoro. Ok, in 10 mesi? 10 mesi! Cioè non sto parlando di 10 anni, in 10 mesi abbiamo fatto una riforma del mondo del lavoro che è molto più flessibile, non soltanto della Germania, ma di quello che era stato fatto anche da governi con grandi scontri ideologici nel passato, e un sistema delle tutele per i lavoratori con la nuova ASPI che è decisamente più forte. Cioè chi è il sostenitore della flessibilità vede più libertà per l'imprenditore, ma chi è il sostenitore delle garanzie vede molta più tutele per il lavoratore. È un dato di fatto oggettivo. In 10 mesi questa cosa è stata fatta. Non abbiamo fatto in tempo a festeggiare, non dico a aprire la bottiglia, era il 24 dicembre, che subito è partito il dibattito, ma i lavoratori del pubblico impiego? Sta in un'altra parte, sono le mele e le pere. Ora, parlare di mele e pere non è elegantissimo, però ci siamo capiti indipendentemente dalle frasi, dalle metafore che non sono venute benissimo. A febbraio, credo, ragionevolmente, la Commissione Affari Costituzionali del Senato riprenderà questo tema. Io sono molto radicale sulle proposte sul pubblico impiego. Credo che chi lavora bene nel pubblico impiego debba essere premiato di più e chi non lavora debba essere punito. Punto. Però cercare di annullare quello che è stato fatto sul Jobs Act, che riguarda un'altra cosa, semplicemente per aprire l'ennesimo dibattito ideologico che capisco tra tanti professionisti che per anni hanno studiato queste materie qua, perché io li capisco. Li rispetto, sono stati anni a discutere, solo che noi, mentre loro discutevano, anche grazie ai loro meravigliosi studi e alle loro discussioni, noi nel frattempo in 10 mesi l'abbiamo fatto. Bene, male, ciascuno avrà le proprie valutazioni. Ora, dire, se è arrivato qui, gioco sempre a più uno, è un po' strano. La riforma del pubblico impiego sta dentro il Madia, come sta dentro il disegno di legge Madia, la questione dell'information communication technology applicata alla pubblica amministrazione, il tema delle conferenze di servizio, la riduzione da 5 a 4 delle forze dell'ordine, diciamo delle strutture che si occupano di tutela a vario titolo del nostro territorio. Ci sta dentro un sacco di cose, basta aver pazienza. Quello che vorrei garantire è che noi non ci stanchiamo. Arriviamo dappertutto, come abbiamo fatto il Jobs Act in 10 mesi e nessuno ci credeva. Nessuno ci credeva. Quando io sono uscito ho detto entro marzo presentiamo la proposta di legge e faremo il Jobs Act. Tutti a dire, oh beh sì, vediamo. E l'abbiamo fatto. Sui rapporti tra Prodi e Berlusconi naturalmente non sono in condizione di rispondere, mi pare che lei sia più informata di me. L'altra domanda sul Quirinale era? Su quanto possono influire le questioni della giustizia. Questa è la domanda di Sposetti.
Non la penso come Ugo Sposetti, credo che lui non se ne avrà male, anzi sarà particolarmente contento di tutto questo. Non credo che ci siano 202 franchi tiratori, non credo che ho grande stima della magistratura. In questo anno io non ho mai avuto timori di dire quello che penso della magistratura, e cioè che i giudici parlino con le sentenze. Ma proprio io che ho detto questo dico che la magistratura italiana è una magistratura seria, che non interferisce con le vicende politiche, ne sono certo, e che comunque non c'è alcun tipo di possibilità per una classe politica che faccia il proprio mestiere di classe politica di essere condizionata da qualsivoglia intervento esterno. Fermo restando che interventi esterni della magistratura finalizzati a questo io non ne vedo, non ho la competenza, l'esperienza e la capacità previsionale di Ugo Sposetti, ma sono assolutamente certo che l'elezione del Presidente non risentirà di questo, ove mai ci sia, naturalmente. E se ci fosse quel registro degli editori, forse sugli assetti proprietari dei giornali avremmo le idee tutte un po' più chiare. Io, ecco, decidiamo se giochiamo, che vi dico quello che penso anche di sto settore qua, perché secondo me non conviene in questo momento, nel senso che io ho una visione dove mi piacerebbe discutere con voi nel dettaglio di tante questioni. Cioè, il mondo è diverso rispetto a 15 anni fa, anche rispetto al sistema editoriale e non solo. Quante copie abbiamo perso in questi anni? Io dico abbiamo perché sono uno di quelli che ama la carta stampata, facevo lo strillone, cioè io queste cose, io apprezzo l'odore della rotativa, quando ancora era in un altro, quindi aspettavo l'uscita del giornale di notte io a Firenze, quando ero malato probabilmente, penserete voi, ma molti di noi che amano la politica o il giornalismo hanno una passione per questi, sono uno di quelli che così come è contento di vedere House of Cards, non come modello, lo ridiciamo per l'ennesima volta, sono contento di vedere Newsroom, perché credo che questa sia una cosa bella, al di là del tono, diciamo, talvolta dialettico, spesso dialettico che abbiamo. Io adoro Newsroom e mi piace da impazzire l'idea della funzione sociale del giornalismo. Però se vogliamo parlarne, e Filippo Sensi mi sta facendo segno di no, c'è un tema affascinante e suggestivo che riguarda che cosa sono oggi gli editori, cosa sono oggi gli strumenti di informazione, come si arriva con l'ICT e con la rete davanti, nelle case, tra la gente, com'è possibile che in Italia noi abbiamo il maggior numero di telefonini e il minore utilizzo di banda, perché noi abbiamo più telefonini di tutti gli altri, ma non ci passiamo le informazioni che potremmo passarci. E allora, da questo punto di vista, il registro degli editori può essere certo utile, ma il punto non è semplicemente il registro degli editori, fermo restando che in termini di totale trasparenza, io credo che il nostro governo possa essere un punto di riferimento. Segnalo en passant che noi siamo il governo che ha declassificato gli atti dei servizi, è stata la prima cosa che abbiamo fatto, a direttiva a Massolo e Minniti per modificare e declassificare gli atti. Siamo il governo, lasciatemelo dire, che ha messo online soldipubblici.gov.it. Devo dire che saremo credibili soltanto quando metteremo anche i soldi dello Stato, perché per il momento ci sono soltanto quelli delle realtà locali, ma avendo fatto io quello, diciamo, la parte che ho speso io è tutta chiara, avendo fatto il sindaco è tutto online, ma adesso nel mese di gennaio metteremo anche le spese del governo, perché pensiamo che questo tema della trasparenza sia fondamentale. Quindi trasparenza totale sempre, ovunque, in qualsiasi modo. Io poi considero abbia messo nel mille proroghe conferma della previsione per cui un soggetto che ha una televisione non può avere il giornale per ovvi motivi, perché altrimenti sarebbe sembrato patto di Nazareno in forma editoriale. Io penso che sia una norma superata, lo dico con grande serenità, l'ho messo semplicemente per senso dell'opportunità politica. Per me il mondo è diverso rispetto a 15 anni fa. Io me lo ricordo il referendum del 95, stavo nei comitati Prodi, avevo appena iniziato a fare attività politica. Oggi è tutta un'altra cosa, il duopolio non è più Rai Mediaset. Oggi il duopolio è sul tema di come le informazioni dei grandi soggetti, dei grandi player globali arrivano. Quando Google News chiude in Spagna, vogliamo fare una discussione su questo? Però, naturalmente, a mio giudizio, questo tema qua valorizza la funzione del giornalista. Io qui ho una penna che mi è stata regalata per Natale di una importante marca, senza fare pubblicità, che sappiamo,
questa azienda qui divenne, da quando ci sono i computer e il, diciamo, il mondo telematico, vende più di prima. Perché? Perché ha investito sull'alta qualità. Per me la stessa cosa vale per i giornalisti. In un mondo nel quale le modalità di diffusione delle notizie cambiano, la qualità del giornalismo paradossalmente è incentivata. Chiaro, bisogna fare lo sforzo di adattarsi a un mondo che cambia. E questo vale, secondo me, per voi e vale anche per noi. Però, nel merito su come deve cambiare, mi fermo perché non tocca al Presidente del Consiglio mettere il naso su ste robe qua. Gesto molto apprezzato che mi sia fermato. Prego. Bisogna fare una riforma, parliamone, non c'è dubbio. Marco Galluzzo del Corriere della Sera. Una sul Presidente della Repubblica è possibile averla, perché non abbiamo avuto modo di parlarne, non vorrei che poi qualcuno restasse col dubbio che non ci interessa l'argomento. Cambiamo argomento. Municipalizzate e partecipate pubbliche. Lei a marzo in un tweet disse: passeremo da 8.000 a 1.000. Poi il commissario Cottarelli fece anche un progetto articolato, sempre in questo senso, di grande riduzione. Come mai il tema non è stato affrontato nella legge di stabilità? È ancora una riforma del governo? Può indicarci dei tempi? Ringrazio Galluzzo per questa domanda, perché mi consente di dire che questo è ancora un tema del governo, e proprio perché molti di noi che stanno al governo di mestiere hanno gestito aziende pubbliche nella parte proprietaria in quanto sindaci o amministratori locali, posso permettermi di dire senza timore di smentita che non c'è alcun progetto Cottarelli per la riduzione delle partecipate. C'è un obiettivo Cottarelli che è condiviso, di passare da 8.000 a 1.000, ma il modo con il quale fai ste cose deve essere serio, perché in questi anni, dico senza timore di smentita, che il governo centrale non è stato serio con le autorità locali, ha cambiato le norme ogni 3x2. Ora, non vorrei addormentarvi o tediarvi con un'esperienza dai racconti dello zio Tom e raccontare l'esperienza da sindaco, ma diventato sindaco, io avevo un'azienda, diciamo, di rifiuti ogni 5 comuni nel mio territorio. Praticamente, per dare un numero, nella mia provincia c'erano 5 aziende che si occupavano di nettezza, immondizia, rifiuti, come sporcizia, ci sono tutti i nomi rusco, ecco, le parole, la parola italiana con più declinazioni territoriali. E noi avevamo più aziende delle declinazioni territoriali, 5 in un'unica provincia. Riunito i colleghi sindaci, nella veste di comune capoluogo, ho detto: ragazzi, facciamo un ragionamento e passiamo da 5 in una provincia, passiamo a una su 3 province, Firenze, Prato e Pistoia. E con questo vuol dire andare a dire ai sindaci: te tagli il consiglio di amministrazione, non lo metti il tuo amico revisore, non cambierai fai un'operazione di serietà. L'abbiamo fatta, il problema è che ogni volta che eravamo sul punto di chiuderla definitivamente nel passaggio più corposo, il governo cambiava una norma perché c'era l'obiettivo di ridurre le aziende e si cambiava con invenzione sul momento la singola norma. Allora, noi abbiamo detto a tutti quelli che vogliono intervenire su questo argomento: scegliamo un canale dove intervenire. Abbiamo scelto per l'appunto il disegno di legge Madia, che è quello della riforma della pubblica amministrazione. È inutile inventarsi delle cose ad hoc oggi, dicendo: ma io ho un'idea per cui se quotiamo in borsa gli diamo un po' di benefits. Sì, va bene, ma voi avete presente come sono le aziende pubbliche territoriali? Allora, facciamo conto che Galluzzo sia il sindaco di un comune. Da Enna non voglio dire l'Emilia Romagna, perché è una delle realtà più virtuose, a Vicenza, ok? Io vado da Galluzzo sindaco e gli dico: sai che c'è? Ti tolgo la tua azienda, quindi non nomini più nessuno. Te la quoto in borsa, se fai questa operazione hai una serie di vantaggi poco decifrabili sotto il profilo, per esempio, del patto di stabilità. Intanto, con questa manovra finanziaria, con questa legge di stabilità, abbiamo comunque ridotto il patto di stabilità, quindi abbiamo fatto già un grande assist ai sindaci. Ma il punto centrale è che come fai a quotare in borsa un'azienda quando quella stessa azienda ha dei margini di inefficienza pazzeschi? Inizia a dire a Galluzzo, sindaco di Enna, ora non vorrei fare un esempio poco noto, iniziamo a compattarle, a dire che c'è un numero minimo di aziende per ambito territoriale. Iniziamo a dire che siete costretti a mettervi insieme. Iniziamo a dire che c'è un soggetto, che sia il fondo strategico,
che sia un soggetto terzo, che è in grado di fare questa funzione da collettore e da ricucitura del lavoro delle pubbliche, delle, diciamo, delle aziende municipalizzate, e poi dopo puoi discutere se quotarle in borsa, se venderle, se fare una public company, potrai fare quello che credi, dopo. Ma altrimenti è semplicemente l'esercizio vuoto e retorico dell'emendamento fine a se stesso. Quindi l'obiettivo di passare da 8.000 a 1.000 non soltanto c'è, ma le garantisco che sarà realizzato. Questo obiettivo si realizza in modo serio, non a colpi, a colpi di spot. Poi io so che ci sono valutazioni diverse, ma il nostro governo è il governo che ha fatto meno leggi di tutti, perché pensiamo che in Italia di leggi ce ne siano troppe. Noi siamo fieri del numero di decreti attuativi che abbiamo spolverato. Governo Monti Letta, arriviamo, ne abbiamo 889. Ora siamo a 383. E sono convinto che potremo ridurli ancora, in modo molto corposo. Per intervenire e fare leggi sono buoni tutti. Per cambiare le cose è un pochino più complicato che fare una legge. Questo atteggiamento per cui si dice si fa una legge e cambia tutto, e allora e finisco... Nel mille proroghe i ministri avevano mandato almeno una dozzina di norme che sono norme che fanno riferimento all'articolo 17 della legge 400. Tutti voi sapete a cosa mi riferisco, cioè alla potestà regolamentare. Se puoi fare un regolamento, non fare una legge. Semplificare, ma per semplificare non serve la logica dell'emendamento, serve il progetto c'è, sta dentro il disegno di legge Madia. Quando il disegno di legge Madia sarà finalmente approvato dal Senato, che sta facendo cose straordinarie, perché sta correndo, il Senato è stato fino a notte fonda, come dovere fare a sistemare la legge di stabilità e la legge elettorale, quando saremo in condizioni di approvare al Senato il disegno di legge Madia, a quel punto io credo che nella delega ci saranno tutte le condizioni nel 2015 per iniziare il percorso di sfoltimento e dimagrimento delle municipalizzate. Sebastiano Sterpa del TG5. Presidente, buongiorno. Io vorrei chiederle dei due marò italiani, della vicenda dei due marò italiani. Il 13 gennaio lei andrà a Bruxelles, chiuderà la sua presidenza. Il 13 gennaio la torre dovrebbe tornare in India. In questa vicenda, che dura da quasi 3 anni, il governo italiano precedente al suo ha fatto dei passi avanti e indietro. Lei come intende comportarsi? Intende riuscire a chiudere in fretta questa vicenda che ha portato i due marò comunque lontani da più di 3 anni dalle loro famiglie? Questa è una vicenda molto seria, molto difficile per ciò che è accaduto in passato. Ciascuno di noi si tiene il proprio giudizio su ciò che è stato fatto in passato. Oggi c'è una questione aperta che riguarda un paese come l'India, che è un paese amico, che è un paese alleato dell'Italia, e che proprio per questo nelle ultime ore, negli ultimi giorni, ha, dico, finalmente aperto un canale di confronto diretto anche con dichiarazioni ufficiali che noi abbiamo apprezzato. Pensiamo che sia utile per chiudere questa vicenda mantenere il tono necessario, che è quello del canale, dei canali legittimi, giudiziari e diplomatici, senza inutili show o inutili iniziative come alcune di quelle che ho visto, che mi suonano davvero incredibili. Cioè, ministri dei governi precedenti che immaginano di poter fare iniziative politiche adesso su questa vicenda. Credo che un po' di buonsenso e di sano rispetto porti a dire che di questa vicenda noi ci stiamo occupando intensamente dal 22 febbraio, giorno in cui ho sentito i due marò appena arrivato a Palazzo Chigi, e speriamo di poter faremo sicuramente del nostro meglio, speriamo di poter portare a casa il risultato in una logica di collaborazione e di dialogo con le autorità indiane. Francesco Bedi, Repubblica. Presidente, riguardo al Jobs Act, ho capito bene, cioè sarebbe corretto secondo lei un titolo sui giornali domani che dicesse fosse per me il licenziamento sarebbe da estendere anche agli statali nella legge Madia? E poi licenziamenti collettivi, sa che c'è stato un grande dibattito su questo, se secondo lei ci sono spazi di modifica in Parlamento?
Infine, referendum sul Jobs Act. La sinistra del PD e la CGIL evocano questa possibilità e volevo sapere se se la sente di raccogliere questa sfida e comunque come giudica questa ipotesi. Prima domanda, il titolo è corretto? No, io non sono per estendere. Il titolo giusto è sul, però non fa notizia, quindi è il motivo per cui non sono buono a fare giornalista e non sono andato al di là di una collaborazione durata circa 22 giorni ai tempi di quando avevo 19 anni. Guardi, ora sull'equo compenso mi informo, perché da quando lei l'ha detto c'ho tutti i messaggini che dice che la sua frase non è corretta, ma io non riprendo la discussione, mi limito al fatto che l'equo compenso è un tema che affronterete con i responsabili del governo che se ne occupano, se vorrete, nelle forme che riterrete opportuno. Quindi il titolo no, non è corretto, il problema non è estendere, il punto è che nella pubblica amministrazione con il MADIA si faranno le nuove regole. Se lei mi dice è giusto che uno della pubblica amministrazione se sbaglia paga, sì, è giusto che venga licenziato dalla pubblica amministrazione colui il quale non fa le cose che deve fare partendo dai furti, perché oggi non si riesce a rubare, non si riesce a mandare via chi ruba, fino al fatto a chi, come dire, si assenta in modo vergognoso, magari facendo firmare il cartellino da altri, che teoricamente è prevista la sanzione del licenziamento, ma spesso non viene attuata per motivi vari. La risposta è assolutamente sì, come tutti gli italiani penso che chi lavora nel pubblico impiego, essendo per il 99,9% persone assolutamente per bene, abbia il diritto di veder punito chi sbaglia. Ma con il Jobs Act non c'entra niente. Tant'è vero che io ho chiesto di togliere la frase che faceva riferimento, ancorché in modo positivo, al pubblico impiego. Sono due cose diverse, il Jobs Act e il disegno di legge Madia. Per cui il problema è come punire coloro i quali nel pubblico impiego rubano lo stipendio e non solo lo stipendio, è un tema vero. Io su questo sono pronto a un confronto che è il confronto parlamentare, l'ho detto dal primo giorno, deciderà il Parlamento e il Parlamento deciderà con il disegno di legge Madia. Non sono d'accordo sul titolo, se il titolo è un'estensione del Jobs Act alla questione pubblico impiego. Licenziamenti collettivi, noi siamo sempre pronti a ascoltare ciò che dice il Parlamento, vedremo cosa ci diranno le commissioni. Non decide il Parlamento sul decreti attuativi, decide il Governo, quindi il parere delle commissioni è un parere consultivo non vincolante. Referendum, se ci sarà il referendum, faremo referendum. L'idea che ancora i decreti attuativi non abbiano avuto la firma definitiva e già si parli di referendum è molto appassionante, ma insomma a occhio direi che faremo prima il referendum sulla Costituzione, quello che si ancirà alla fine del percorso costituzionale sul titolo quinto, sul Senato, sull'abolizione del CNEL, che per me è un passo in avanti incredibile. Nessuno avrebbe scommesso che a fronte di un atteggiamento spavaldo, quasi al limite della provocazione, di un Presidente del Consiglio, 39enne, quindi non ancora in grado di avere l'età di sedere al Senato, di fronte al Senato nel dire vi propongo di essere l'ultimo Senato che dà la fiducia, le senatrici e i senatori rispondessero come hanno risposto, con determinazione, con dedizione, dicendo accettiamo la sfida, anzi vogliamo fare meglio di come ci hai proposto, e si arrivasse a quel progetto di legge che il Senato ha approvato l'8 di agosto e che la Camera discuterà entro il 31 gennaio, beh, per me questo è un elemento di straordinaria credibilità della politica, e quindi quel referendum lì quando arriverà, e arriverà, perché anche se ci fosse il quorum noi faremmo mancare i voti necessari pur di fare il referendum, perché devono essere gli italiani a approvare la riforma costituzionale alla faccia di tutti quelli che dicono ma voi decidete da soli. Beh, quel referendum lì è un referendum che mi appassiona, mi intriga e mi entusiasma. Il referendum sul Jobs Act, chi vivrà vedrà. Stavo dicendo chi vedrà vivrà, ma era un po' troppo minaccioso. Chi vivrà vedrà. Cristina Ferrulli dell'ANSA. Salve Presidente, è notizia di poco fa che in Grecia si andrà a elezioni anticipate il 25 gennaio. Per molti osservatori la probabile vittoria di Tsipras
rischia di provocare un terremoto per l'Eurozona. Volevo sapere lei cosa ne pensa del piano di rinegoziazione del debito proposto da Tsipras e se non pensa che possa essere un'occasione più che un rischio per cambiare davvero l'Europa. Ho la buona abitudine di non mettere il naso negli affari degli altri paesi, in bocca al lupo a tutti i partiti che si contenderanno la guida della Grecia. Quando arriveremo a lavorare con il nuovo governo, se ci sarà un nuovo governo, discuteremo con il nuovo governo. Quei leader che mettono il naso nelle altrui valutazioni credo che sbaglino, questa è la mia opinione. Altro è immaginare che si possa fare le campagne elettorali all'interno dei partiti europei di rappresentanza, tutto il corretto. Ma come Presidente del Consiglio italiano lavorerò con Antonis Samaras fino a che lui sarà il Presidente del Consiglio, con lui o con i suoi successori quando cambierà il Presidente del Consiglio in Grecia. Nel frattempo mi permetterete di dire che in questo momento le 407 persone sono state recuperate, sono rimaste 22 persone a bordo, è l'equipaggio, quindi a bordo in questo momento del traghetto c'è soltanto l'equipaggio, per ricognizione e verifica che non ci sia più nessuno a bordo, tocca al comandante del traghetto dichiarare la nave libera da persone, quindi non sono in grado di farlo io, lo stanno verificando, credo però di poter dire che il lavoro che hanno compiuto davvero le donne e gli uomini della Marina, delle Capitanerie di Porto, dell'Aeronautica, della Protezione Civile della Puglia, è un lavoro veramente, veramente, veramente impressionante e la mia gratitudine oltre al sentimento di vicinanza per le famiglie delle vittime di questo tragico evento. Come vede, ci piace che ci sia un equipaggio che si comporti con onore. Angela Mauro dell'Huffington Post. Sì, buongiorno Presidente. Io sono costretta a tornare sulla questione della Presidenza della Repubblica. Non me l'aspettavo. Ecco. Sono rimasto male. Beh, perché tra due settimane, per la stessa missione del Presidente in carica, Napolitano, ci troveremo proiettati in questo scenario, in quanto è stato Napolitano stesso ad aprire la porta sulle sue dimissioni, proiettandole alla settimana, descrivendole come imminenti e proiettandole a dopo il suo discorso all'Europarlamento il 13 gennaio. Però no, io non le chiedo l'indovina chi, perché l'indovina chi sul Quirinale è nullo fino a quando inizia il voto in Parlamento. Le chiedo una questione di chiarezza, di metodo. Nel momento in cui Napolitano si dimette, cosa succederà? Lei convoca un'assemblea del PD, è da lì che esce una rosa di nomi da proporre agli alleati, incontra Berlusconi, incontra Grillo, siccome nelle ultime settimane si sono accavallati sui giornali tutti i possibili scenari, le chiederei appunto di fare chiarezza almeno sul metodo, cosa devono aspettarsi gli italiani, cosa succede da lì in poi, oltre al lavoro delle regioni per nominare i grandi elettori. E poi ultimissima cosa, ci sono due aggettivi riguardo il futuro capo dello Stato che risuonano molto nel dibattito. Uno è quello di autorevole nei confronti dell'Europa e all'estero e l'altro è quello di autonomo. Mi chiedo se le vanno bene o se lei aggiungerebbe altri aggettivi. Grazie. Abbiamo delle opinioni diverse sugli italiani, nel senso che io, gli italiani sono ansiosi di sapere che cosa farò io il giorno, almeno io penso che gli italiani siano ansiosi di sapere cosa succede sul fisco, sulla giustizia, sulla pubblica amministrazione, come fare sul lavoro, più 122.000 posti di lavoro, abbiamo perso 1.000.000 negli ultimi 6 anni, negli ultimi 6 mesi più 122.000 posti di lavoro, per me gli italiani sono molto attenti a questo. Lei invece evidentemente è più esperta di me e sa che gli italiani sono ansiosi di capire cosa farà il segretario del PD come metodo di lavoro quando il Presidente della Repubblica si dimetterà. Allora, torno sul punto. A me risulta che ci sia un Presidente della Repubblica. Quando noi abbiamo terminato i nostri atti in Consiglio dei Ministri, andiamo al Quirinale, il Presidente firma, se lo ritiene ovviamente, gli atti che il Consiglio dei Ministri pone e viceversa, quando il Presidente della Repubblica ha da firmare, il Presidente del Consiglio controfirma gli atti del Presidente della Repubblica. Tutto funziona in modo perfetto in questo Paese, questo deve essere chiaro. Quando accadrà, se accadrà, partirà il percorso previsto dalla Costituzione con il Presidente del Senato, che da Palazzo Giustiniani
svolgerà le funzioni di supplenza previste dalla Costituzione e che sono assolutamente legittime e doverose. I partiti faranno quello che hanno da fare, cioè si confronteranno su qual è il metodo necessario e sicuramente troveremo tutti insieme la forza per eleggere un Presidente della Repubblica che rispetti non gli aggettivi dei media, ma le caratteristiche della Carta Costituzionale, i quali aggettivi sono spesso interessanti e intriganti, ma che francamente lasciano il tempo che trovano. Ci vuole un Presidente della Repubblica che faccia quello che deve fare sulla base della Carta Costituzionale. E credo che non vi aspettavate, questa domanda proprio vi ha colpito e la risposta anche, lo vedo dagli sbadigli della terza fila. Giuseppe Greco dell'ADN Cronos, sono le 13:10, Presidente. No, cioè... Minuti contati. Buongiorno. Salve, buondì. Torniamo all'economia, Presidente. Promettendo di non travestirsi da gufi durante la domanda... però questa volta un interessante richiamo alla realtà lo fa una bella intervista che i colleghi di Repubblica oggi hanno fatto al presidente di Assolombarda, che sostanzialmente dice che l'Italia ha un grandissimo potenziale, però ha anche 12-18 mesi di tempo per riprendersi, approfittando della finestra degli aiuti della BCE, del calo del petrolio, altrimenti la situazione sarà drammatica. Io volevo chiederle, al di là del discorso sull'Europa, che è sicuramente fondamentale, se questo arco di tempo secondo lei è davvero così ultimativo, che cosa veramente si può fare per sfruttare questo potenziale. Grazie. Definizione di gufo per me. Gufo non è colui che parla male del governo Renzi, perché è assolutamente legittimo parlare male del governo Renzi. Talvolta mi capita anche a me, quindi vi preoccupate. Gufo è colui il quale non crede nel fatto che l'Italia abbia un futuro. Gufo è colui il quale dice tanto non ce la fa. Gufo è colui il quale dice non ce l'ha mai fatta nessuno, perché ci provano? Gufo è colui il quale dice il tempo dell'Italia è il passato. Gufo è quello che, avendo sbagliato tutte le previsioni sul futuro, non accetta di guardare la realtà del presente. Per me il gufo è questo. Il gufo non è quello che parla male di Renzi. Il gufo è quello che parla male dell'Italia. E io, l'Italia, a quelli che ne parlano male, non la voglio lasciare. Di me possono dire tutto e il contrario di tutto. Per carità di Dio, siamo fortunatamente... L'articolo 21 della Costituzione è un caposaldo di tutti noi. Però il fatto di scommettere sul fallimento dell'Italia, no. Io trovo degli editoriali che mi piacerebbe andare a rileggere, fatti dalle stesse persone negli ultimi 20 anni. Trovo alcuni di noi politici e alcuni di voi giornalisti che sono convinti che le cose non possono cambiare. Io mi alzo la mattina perché penso che l'Italia possa essere migliore. Poi sbaglierò, ho tutti i miei limiti, farò gli errori che devo fare, ma ci provo. Metto tutta l'energia che ho perché questo paese faccia quello che deve fare nel mondo. Il gufo è quello che nega questa possibilità. Il gufo non è quello che nega la realtà. Il gufo è quello che nega la possibilità all'Italia di farcela. E io su questo continuo a dire che per me i gufi, questo tipo di gufi qui, ormai ci stanno simpatici e ci fanno compagnia. Sono gli stessi che dicevano nei giorni precedenti alla campagna elettorale Grillo ti sta davanti. Quindi io con i gufi ho un rapporto di amicizia ormai, portan bene. Però faccio di tutto perché l'Italia avverta e viva questo senso della possibilità e della opportunità. Rispetto all'intervista di Rocca che ho letto, trovo che il 2015 sia un anno decisivo, sono d'accordo, non credo che sia un termine perentorio come lei ha detto, ma termine sicuramente impegnativo. Il 2015 è l'anno chiave, è il motivo per cui questo sano senso dell'urgenza, che per qualcuno
Mamma mia, com'è tarantolato questo ragazzo. Non è un problema di essere tarantolati, è un problema che c'è un senso dell'urgenza negli italiani. C'è bisogno di far vedere che le cose si possono fare, e per me il senso dell'urgenza non si misura sui 12 mesi che vengono, ma sulle prossime 12 ore. Noi abbiamo una cornice molto definita, abbiamo un disegno molto chiaro e stiamo mettendo i pezzettini. Io sono molto soddisfatto di come stanno andando i pezzettini del puzzle, i tasselli del mosaico, perché li stiamo mettendo come volevamo metterli, nel disegno originario che avevamo. Però questo senso dell'urgenza si misura non in 12 mesi ma in 12 ore. Io voglio che neanche una giornata sia sprecata, e se questo fa correre il rischio di apparire come persino bulimici, diciamo oggi, perché alla fine non abbiamo fatto in tempo a godere di un risultato che subito ci sia andato un obiettivo nuovo, non perdiamo neanche tempo a valorizzare dal punto di vista comunicativo i risultati fatti, che già subito ci diamo una nuova sfida, è perché abbiamo questo senso dell'urgenza. Quindi 12 mesi saranno decisivi, sì, non credo però che l'Italia sia spacciata come pensano alcuni, gufi e non solo. Fabio Martini della Stampa. Sì, la tirata sui gufi è un'ottima introduzione alla domanda che volevo farle. Lei poco fa ha confermato che tra i caratteri della sua leadership c'è il continuo appello a crederci, a scommettere sul futuro. Ecco, questa pedagogia collettiva così inusuale in un paese come il nostro, lei l'accompagna con una polemica quotidiana appunto contro i gufi e anche contro chi la pensa diversamente o molto diversamente da lei. Ecco, le è mai venuto il dubbio che anche un decisionista come lei alla lunga possa essere accomunato con quei politici per i quali le colpe sono sempre degli altri? Assolutamente sì, nel senso che io ho detto dal primo giorno che c'è un impegno morale che dobbiamo prenderci, che è quello che se falliamo la colpa sarà tutta mia. Io parto da questo giudizio: se ce la facciamo ha vinto l'Italia, se non ce la facciamo ho perso io. No alibi. No alibi vuol dire che se c'è una manifestazione di piazza si rispetta, ma non si dice non mi fanno lavorare i sindacati. Si va avanti. Testa alta, spalle larghe, sorriso pieno, si va avanti. Se c'è una vicenda giudiziaria non si dice sti magistrati interrompono l'azione politica. Si fa quello che si deve fare. Siamo il partito che ha votato per l'arresto di un proprio membro parlamentare durante la campagna elettorale. Unicum nella storia parlamentare, il PD ha votato per l'arresto, perché noi siamo persone da questo punto di vista di una limpidezza che credo sia evidente anche ai nostri avversari, quindi se sbagliamo è colpa nostra, non ho alcun dubbio su questo. Non credo di fare polemiche quotidiane, sinceramente, credo di rispondere. Se mi dicono che sono come la Thatcher, a me non piace, con tutto il rispetto per una grande statista della storia, ma quando uno che viene dai Boy Scout gli dicono che sei la Thatcher, che diceva quella cosa chiamata società non esiste, a me è chiaro che io reagisco. Poi naturalmente si possono avere le valutazioni più diverse. Io credo che la lettura della società che danno alcuni convinti che la società sia il mondo delle categorie, dei sindacati, di Confindustria, sia una lettura fuorviante che andava bene forse 30 anni fa. Cioè la crisi di autoreferenzialità non riguarda soltanto i partiti, riguarda anche questi soggetti sociali protagonisti, per utilizzare un'espressione tipica della sociologia contemporanea. E quindi, quando sbrigativamente io do delle sintesi da Twitter, non è perché non mi piace fare una discussione politologica su come stiamo andando, su quello che stiamo facendo. Lo faccio per essere concreto e per cercare di parlare il linguaggio che parlano gli italiani, che è il linguaggio più bello, che è il linguaggio della concretezza, non di troppe riflessioni filosofiche esistenziali. Per cui io non faccio polemiche quotidiane, io cerco tutti i giorni di andare avanti. Le polemiche, casomai, se mi permette, me le sono prese. Se poi uno pensa che deve star lì senza rispondere, no, rispondere si risponde passo passo, botta a botta, perché è del tutto evidente che quando sei impegnato in una maratona, il passo dopo passo lo fai senza però pensare che qualcuno da fuori possa farti passare l'autostima con
un'ironia o lo sfottò. Io vado avanti, andiamo avanti, con tranquillità, talvolta saremo giudicati arroganti, meglio essere giudicati arroganti che essere giudicati disertori. Qui c'è una sfida grande per il futuro dell'Italia, è quella di cambiare questo paese. Dici, ma caspita, vuoi cambiare l'Italia? Che arroganza! Sì, perché io penso ai miei figli e credo che sia giusto cambiare questo paese. Perché io penso alle nuove generazioni e credo che loro abbiano il diritto di stare nel paese più bello del mondo. E quindi se c'è da prendersi degli insulti, ce li prendiamo. Chiaro che se ci schiaffeggiano, non è, una volta ci si scansa, una volta no, qualche volta qualche frase può capitare di ridirla indietro. Però insomma, la campagna sui gufi la stanno facendo gli altri. Io mi limito a dire che gufo è quello che parla male dell'Italia. Voglio dire una cosa, per andare in diretta sulle questioni aperte. Sky sta titolando il mio governo ha fatto meno leggi di tutti, che è un obiettivo molto serio, no? Nella discussione politica. Faccio un esempio concreto. Un cittadino che guarda oggi Sky dice, caspita, ha fatto meno leggi di tutti. Te ne vanti anche? Bravo, complimenti, sei lì, ti si paga lo stipendio per far che? Perché è normale che nel racconto esterno una cosa è cercare di utilizzare delle parole tra addetti ai lavori, un'altra cosa è spiegare cosa significa. Perché per cambiare l'Italia non servono più leggi. Questo è il concetto. Noi non stiamo producendo leggi con il ciclo stile, si sarebbe detto una volta. Stiamo cercando di cambiare concretamente i costumi, le modalità, il ritmo, dicevo come parola chiave, come hashtag di questa conferenza stampa. E nel farlo talvolta diamo delle espressioni in puro politichese, anch'io, dire ho fatto meno leggi di tutti, porta oggi gli italiani che guardano il come si chiama, sovrappancia, sottotitolo, come si chiama? Sottopancia, sovrappancia è autobiografico. Il sottopancia che c'è dice, ma che miseria, guarda che bravo, ha fatto anche poche leggi. Ecco per cui la preghiera a Sky, cambiate il sottopancia, grazie. Beh, se volete, il prossimo che fanno è meglio arroganti che disertori. Quindi gli sì. I titoli hanno un problema, hanno degli spazi e un numero di battute. Doveva lavorare un po' di più in qualche giornale. Però anche dura un poco, questa è una delle caratteristiche che ve ne dimenticate anche voi per volta. Se io vi dicessi che l'anno scorso a quest'ora c'era il tema dell'amnistia e dell'indulto, non ne parla più nessuno. Quanti di voi sanno che in quest'anno questo governo ha aumentato del 10% i posti nelle carceri? 10% in più. Erano 45.000, sono 49.400. Eppure non ne parla più nessuno. Abbiamo aumentato i posti letto nelle carceri, abbiamo aumentato le pene alternative, abbiamo lavorato molto, molto, molto bene sul tema della riduzione delle persone che sono in attesa del primo grado. Sono diminuite di quasi il 20%. Ancora non basta, c'è troppa gente che è in attesa di giudizio in carcere. E in un paese civile questo non deve accadere. Va in carcere dopo la sentenza passata in giudicato. A meno delle specifiche, però abbiamo ridotto quel numero lì di circa il 20%. Stiamo lavorando su tante questioni, però talvolta la necessità dei titoli veloci e della comunicazione rapida porta a dimenticare le cose di cui stavamo parlando fino a qualche mese fa. Ce ne sono tante come questa, ma ve le risparmio. Cambiate quel titolo, per favore. Barbara Tedaldi dell'Agenzia Italia. Ok, buonasera a tutti, buonasera Presidente. Niente, la Grecia, il voto in Grecia sta continuando a far fibrillare le borse, anche quelle italiane in calo, lo spread ancora italiano perlomeno regge, però Tsipras ha già detto che lui chiederà di uscire dall'euro. In passato, quando successe 2 anni fa, si parlò di rischio contagio per l'Italia, che è ancora un po' osservato speciale. Volevo sapere se lei si sente al sicuro da questo rischio di contagio e in quest'ottica se è vero che uno dei capisaldi della ripresa di credibilità dell'Italia, la riforma delle pensioni, se è vero che il governo vuole rivedere la riforma delle pensioni, visto anche la nomina di Boeri, presidente dell'INPS, che da studioso aveva parlato di un contributo di solidarietà per le pensioni alte. Nell'ordine, ovviamente noi seguiamo come tutti i 28 paesi membri le situazioni della Grecia con le caratteristiche che ricordavo prima. Il rendimento in questo momento dei titoli è 2,01, che è uno dei più bassi della storia italiana, perché noi facciamo sempre il conto sui tedeschi, ma in realtà va fatto sul rendimento su quant'è, il 2,01 su quelli decennali.
preoccupati, verifichiamo, come è naturale che sia, ma mi sento di escludere totalmente un effetto contagio tra l'Italia e la Grecia. Sono due paesi profondamente diversi. L'Italia è un paese che ha una grande manifattura, un paese che ha delle condizioni economiche che sono decisamente positive, ha un grande problema che è quello del debito, la mancanza di riforme e la mancanza di crescita. Stiamo lavorando su tutte queste questioni e sono convinto che il nostro obiettivo non debba essere, con tutto il rispetto e la stima, la similitudine con la Grecia, ma come ho sempre detto, la similitudine con la Germania. Noi oggi abbiamo un sistema del lavoro che è più flessibile della Germania, che permette di... il costo del lavoro è meno alto che in Germania. Naturalmente bisogna aumentare sulla produttività. Le nostre aziende del nord-est vanno meglio di quelle tedesche. Abbiamo un problema a mezzogiorno, che va fatto diventare la grande opportunità di ripartenza dell'Italia. Se volete ne parleremo, però il nostro modello è la Germania per fare meglio della Germania e sono convinto che questo sia il nostro obiettivo e sia alla nostra portata. Boeri. Tito Boeri è una personalità, una professionalità riconosciuta, permettetemi di dire il mio grazie a Tiziano Treu per il lavoro che ha svolto da commissario. Boeri potrà fare molto bene il presidente dell'INPS, dovrà cambiarne la governance, dovrà cambiarne anche la mission per tanti aspetti. Io credo che sia interessante capire quale tipo di disegno sull'INPS possa emergere in un momento nel quale è forte anche l'aspettativa che le politiche attive sul lavoro siano una parte integrante del Jobs Act, come pure le tante crisi occupazionali risolte. Quindi di conseguenza credo che Boeri potrà fare un lavoro molto buono. Se ne mettiamo uno che ha avuto espressioni di alta qualità, espressioni anche critiche nei confronti del governo, ma stai mettendo quelli che non la pensano come te. Se metti uno che la pensa come te, ma è il giglio magico. Se ti circondi di persone che conoscevi da prima, c'hai sempre i tuoi amici. Se metti gli altri, ma quello ha fatto un commento che non era d'accordo con te. Io penso che la leadership sia mettersi accanto persone più brave di se stesse. È quello che stiamo facendo in tutti i settori. E credo che lo stiamo facendo con grande lena e con grande dedizione. La nomina di Boeri va in questa direzione. Potrei citare altri casi, a partire ovviamente dalla volontà che ci ha espressa Andrea Guerra di dare una mano e di cui gli sono particolarmente debitore e che riguarda molti dossier importanti. Però questo non vuol dire che le idee della persona che viene a darci una mano diventano il programma di governo. Questo è il riferimento rispetto alla sua domanda sulle pensioni, che quindi mi sento di escludere. Sono le... Per la diretta è finita la diretta. Mi raccomando, sfumate la diretta. Per la diretta ci fermiamo. Adesso parte il TG regolare. Facciamo la trattativa. Questa è la prima cosa che dico alla RAI in questi 12 mesi. Parte il TG, in 10 mesi è la prima volta in cui metto bocca sulla RAI. Vuole fare pure il regista, eh? No, il regista. Mi pare che sulla RAI, non ricordo segretario di partito o presidente del Consiglio che sia stato così distante dalle questioni legate alla RAI. Mentre saremo molto molto presenti sulla RAI, non nell'occupazione di spazi ma nella condivisione di un progetto nel 2015. Sarà l'anno RAI, scuola, cultura, che per me sono tre cose che stanno insieme. Allora, però adesso però sfumate. Sì, insomma, penso che l'abbiano fatto, i colleghi sono qui, hanno sentito. Andrea Bonini di Sky TG24. Preciso. Avete cambiato il titolo? Si chiama, nel gergo della newsroom, è fascione. Ok, così siamo un flash. Però ci diamo, scusa Andrea, ci diamo dei tempi quando finiamo, perché sennò si sta qui tutto il giorno. Mi dica lei, io facciamo, dov'è il Sensi? Quanto finiamo? No, Filippo, perché va le domande bene. Allora diciamo va bene, grazie, dalla Sensi, ventesima va bene. No, dalla ventesima in poi risponde Sensi, a me va bene, va bene, c'è il ventesimo, va bene, d'accordo. Dalla ventunesima in poi, la ventiduesima è il manifesto, prendete anche il manifesto, dalla ventiduesima, vabbè, di che poi io ce l'ho con la sinistra. Allora. Ne arriviamo al manifesto, finiamo col manifesto. Cosa c'è dopo? Il 23 c'è anche i radicali, per carità. Comunque la diretta, da noi continua la diretta.
Siamo in diretta. Sì, ma facciamo l'after hour. Passiamo dalla diretta all'after hour. Stasera alle 6 facciamo anche un aperitivo. Le vicende di Roma, Mafia Capitale e l'indagine, dimostrano come corruzione, clientelarismo dominino ancora parte della politica. Ritiene che l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti sia stata una risposta emotiva che in futuro possa, debba essere riconsiderata? Stesso discorso vale per le preferenze nel rush finale della legge elettorale. Grazie. No, non è stata una risposta emotiva, una risposta giusta, sacrosanta. Chi ruba, ruba e va messo in galera, punto. Non è che siccome uno ruba allora bisogna fare la legge diversa. Chi ruba, ruba. E deve essere messo, altrimenti si dà l'idea che siano tutti uguali. E per questo io rinnovo il mio invito, appello, nel rispetto della divisione dei poteri, perché chi deve giudicare giudichi il più velocemente possibile e si arrivi a sentenza il più velocemente possibile. Gli italiani hanno diritto di sapere se il soggetto è innocente o colpevole, perché altrimenti il meccanismo è allucinante, ingiustificato e si fa di tutta l'erba un fascio. E i magistrati parlino con le sentenze, punto numero uno. Punto numero due. La legge sul finanziamento pubblico ai partiti per me va benissimo, non la cambiamo, noi non abbiamo licenziato nessuno, abbiamo fatto le cene in modo evidente, abbiamo fatto iniziative di fundraising che dovranno essere incrementate e incentivate. Sulle preferenze, io ho un facsimile della legge elettorale, questo ce l'ho con dei nomi che non vanno bene, credo che la legge elettorale che noi proponiamo sia una legge elettorale molto seria, molto tranquilla e anche, se mi permette, eccolo qui, molto, molto semplice. È una legge elettorale che ha, abbiamo messo dei nomi a caso qui, ce n'erano altri che non va bene, che ha dei simboli, sono simboli finti naturalmente. Questa sarà la legge elettorale che arriverà con l'Italicum, 6, 7, 8, non di più partiti. Uno vota il simbolo e dà la preferenza, Calderoli lo chiama capolista bloccato. A me piace pensare che sia un Mattarellum con preferenze come profilo. Il candidato di quel collegio lì è chiaramente riconoscibile, per cui se c'è un candidato a Cremona, il giornale di Cremona saprà che il candidato del PD si chiama Tizio, il candidato del PD di Forza Italia si chiama in quest'altro modo, quello della Lega, e sarà molto semplice poter anche permettere a ciascuno di loro di fare campagna nel collegio. In più c'è lo spazio per mettere due preferenze, un uomo e una donna. Io la trovo un meccanismo di una semplicità impressionante. Non trovo nessun sfido chi non approva questo metodo, che pure è stato votato dalla direzione PD, ma approvato dalle forze della coalizione e praticamente in larghissima parte anche da Forza Italia. Chi ha una proposta diversa a darci un facsimile più semplice di questo? Chi arriva primo vince, che già questo in Italia è una novità. Vincendo governa per 5 anni, ha i numeri sufficienti, a me sembra veramente l'uovo di Colombo ed è una sorta, ripeto, di Mattarellum con preferenze, non vedo per quale motivo dover negare il diritto alla preferenza, avendo comunque espresso la possibilità di un capolista bloccato, direbbe Calderoli, che io chiamo di un candidato di collegio, perché è più corretto così, che rappresenta il partito in quel collegio. Poi naturalmente ciascun partito farà le proprie valutazioni, vuoi mettere le primarie, fai le primarie, li scegli. Ma allora i partiti piccoli avranno soltanto poche persone con le preferenze, tutte valutazioni che rispetto. Con questo meccanismo abbiamo una legge elettorale seria e in grado di garantire all'Italia un vincitore e una maggioranza governabile. Roberto Chinzari del TG1. Buongiorno Presidente, io tornerei un secondo sulla domanda precedente di Mafia Capitale, che è stato un evento del 2014, e i provvedimenti anticorruzione l'Associazione Nazionale Magistrati l'ha criticati dicendo che è un piano debole, anzi ha parlato di retorica di parole, e soprattutto la politica perché interviene quasi sempre a chiudere la stalla quando i buoi sono scappati? Questo mi leggo anche alla mancanza, anzi all'aumento di sfiducia dei cittadini nei confronti della politica, che oggi abbiamo visto, l'ha detto anche lei, in questo sondaggio di Ilvo Diamanti, che aumenta. E forse c'è da fare qualcosa in più. Ho fatto giurisprudenza perché nel 92 c'era Mani Pulite e perché ammazzavano i magistrati. Sono uno di quelli che ha fatto giurisprudenza per questo. L'idea che adesso improvvisamente si sia scoperto chissà che
purtroppo da tanti anni esiste un fenomeno di corruzione in Italia. Io non mi stupisco se li scopriamo, sono contento se li scopriamo. Quelli che dicono ci sono le statistiche per cui siamo il paese più corrotto, però non mandiamo nessuno in carcere su questo. Non va bene. Se siamo il paese corrotto, uno che deve essere sanzionato ci deve essere, per cui ben vengano le indagini, ben vengano i processi. Le dichiarazioni dell'ANM sono costanti, quotidiane, io ci sono affezionato perché almeno quando mi criticano so, come dire, che sono vivi e vegeti e lottano insieme a noi, sono molto felice di questo, però io non faccio quello che mette bocca sull'ANM, io faccio quello che cerca di governare un paese, per cui i magistrati per me sarebbero molto più apprezzati anche nell'opinione pubblica se, come fa il 99% dei magistrati, parlassero attraverso le sentenze, perché il 99% dei magistrati parla attraverso le sentenze. Coloro i quali invece hanno il desiderio di fare politica, non sono pochi, possono tranquillamente esprimere le loro valutazioni, opinioni, e hanno il loro organo di autogoverno che ha il diritto dovere di intervenire sulle vicende, che è il CSM. Però insomma l'idea che io passi il tempo a commentare ANM, l'ANM può passare il tempo a commentare noi facciamo le norme. Ho semplicemente proposto di aumentare le pene perché ho visto un politico che ha sbandierato la sua innocenza in sede di discussione parlamentare rispetto alla richiesta d'arresto, ha detto io sono innocente, poi è stato poi ha patteggiato, e patteggiando a mio giudizio si deve restituire mal tolto e si deve scontare la pena. Bene il patteggiamento, ma chi patteggia deve comunque restituire mal tolto tutto, non in parte. Gli sconti si fanno al supermercato, non ai corrotti. E questo per me è il punto centrale. Gli sconti si fanno al supermercato, non ai corrotti. Quindi massima severità. Segnalo, così do in diretta, un dato che mi ha dato il Ministro dell'Interno in questo momento. Quest'anno, l'ha già detto lui in conferenza stampa, lo ripetisco io, quest'anno i reati sono calati del 7,7%. Ve lo segnalo come un dato che, essendo buona notizia, non passerà. Però è un bel sottopancia questo. Quest'anno i reati calati 7%, dura 36 secondi. È meglio niente sconti ai corrotti. Questa è carina, anche questa dei corrotti funziona. No, gli sconti si fanno al supermercato, non è troppo lungo. È troppo lungo. Sti sottopancia, bisogna aumentare la pancia. È troppo lungo, vero Andrea? Troppo operazione lungo. Che stiamo facendo. Prego. Paolo Mazzanti di Asca News, grazie. Sarò rapidissimo, io. Presidente, la Befana dovrebbe portare in aula al Senato l'Italicum che lei ha già illustrato. Rispetto a quello che lei ha detto, prevede che ci possano essere modifiche? Per esempio Calderoli chiede di rivedere il sistema dei capolista bloccati o dei candidati di collegio bloccati. E che tempi fa per l'approvazione definitiva, posto che dovrà poi tornare alla Camera? Nel caso in cui i tempi fossero sufficientemente rapidi, lei chiederà al presidente Napolitano di rendere meno imminenti le sue dimissioni per poter firmare l'Italicum? Lei ha fatto quattro domande insieme, io volevo essere rapido. Uno, le dimissioni del Presidente della Repubblica sono uno dei pochissimi atti non controfirmati dal Presidente del Consiglio. Quindi il Presidente della Repubblica, quando vuole, se vuole, si dimette, punto. Due, l'autorevole... No, però se lei fa la domanda sulla controdomanda mi sembra Calderoli sui subemendamenti, la prego, non va bene. Punto numero due, Calderoli è un autorevole esperto di leggi elettorali, l'ultima che ha fatto si chiama Porcata. Se a questo giro si riposa un po' va bene lo stesso. Terzo punto, i tempi sono, noi immaginiamo di farla entro il mese di gennaio al Senato e poi il tempo tecnico di tornare alla Camera. 15.000 emendamenti. Gaia Tortora. Sì, ma noi ormai siamo esperti in canguri, per cui va benissimo. Abbiamo fatto più canguri ed evito riferimenti. Gaia Tortora della 7, prego. Buongiorno Presidente, lei ha ricordato in apertura che la paura sta immobilizzando gli italiani, citando Ilvo Diamanti. Adesso, senza parlare di un giudizio tagliente che ha dato poco fa Brunetta di questa conferenza stampa, ovvero che sarebbe il vuoto cosmico. Io le chiedo però, a fianco di alcuni temi che lei ci ha illustrato durante questi mesi, di dare una definizione pratica. Non c'è ancora una scuola decente, abbiamo ancora un fisco che strangola e strangola altresì una burocrazia, gli italiani se ne sono resi conto anche a dicembre, e un lavoro che rischia di creare lavoratori di serie A, di serie B e qualcuno oggi ha scritto anche di serie C, perché
la norma di cui lei parlava prima sarà discussa dal Parlamento, ma lei sa che in Parlamento ci sarà una guerriglia su questo fronte degli statali, insomma difficilmente poi si avrà un livello, diciamo così, simile, no? Come quello che è stato fatto fino adesso. Può ribaltarmi con 3 esempi concreti questo che le ho detto, tanto per appunto non ingenerare ulteriore confusione? Diciamo che la sua domanda è una botta di ottimismo. Ci sono 70 anni di storia repubblicana che vanno a realizzare i problemi, a creare i problemi di cui lei ha parlato. In questi 10 mesi, rispetto ai 70 anni di storia repubblicana, noi abbiamo modificato il sistema del lavoro. Ma il Jobs Act per me è anche le crisi occupazionali risolte. E io vorrei sottolinearlo quello, perché per noi sono numerini, ma per una famiglia di Terni o per una famiglia di Electrolux o per una famiglia dell'Eni di Gela o dell'Ilva di Taranto, queste non sono delle statistiche, è la vita. Il Jobs Act è l'idea che si possa aumentare gli investimenti in Italia. Mai visto tanti investimenti stranieri come quest'anno. Poi naturalmente mettiamoci d'accordo su come la vendiamo, perché se io dico che aumentare gli investimenti stranieri è un fatto positivo e gli altri dicono stiamo svendendo l'Italia, è chiaro che stiamo dicendo la stessa cosa con toni diversi. Però da Ansaldo Energia alla stessa Alitalia a pezzi di privatizzazioni rilevanti che sono andate dall'America alla Cina, dagli elettrodomestici alle reti, noi abbiamo visto un incremento di attenzione nei confronti del nostro paese che lascia ben sperare. Rispetto al fisco, il cambiamento è evidente quando finalmente avremo modo di verificare i dati. Oggi il Sole 24 Ore dice che un terzo dell'arretrato tributario cambierà verso, mettiamola così. Io non sono in grado di valutare se questo accadrà o meno, so per certo che sul fisco dobbiamo passare da un'agenzia delle entrate nemico dei cittadini a un'agenzia delle entrate partner. E la cosa non si fa dalla mattina alla sera, però si è iniziato. A quelli che dicono ma ancora non avete finito, no, però abbiamo iniziato un percorso che durerà mesi, anni. L'Italia non si cambia con uno schiocco delle dita, questo riesce a Fonzi, del quale non sono degno neanche di utilizzare il giubbottino di pelle. L'Italia si cambia con un lavoro sistematico quotidiano, per questo abbiamo detto 1000 giorni. A me pare che i segni di cambiamento siano evidenti in tutti i settori che lei ha citato. Perché l'ho detto del lavoro, l'ho detto del fisco, avrei voluto essere più avanti sulla pubblica amministrazione e vengo e chiudo sulla scuola. La scuola è per un politico serio il luogo per antonomasia. Molti di voi sanno la passione per Tony Blair. Come cambierà il Regno Unito? Con 3 parole: education, education, education. Però noi veniamo da 20 anni in cui tutti i ministri della pubblica istruzione hanno detto noi cambieremo la scuola in Italia. E hanno fatto che cosa? La riforma. Che riformava la riforma precedente che non era entrata in vigore perché attuava la riforma precedente che andava a incidere sulla riforma ipotizzata dal governo precedente che non aveva fatto in tempo a presentare la riforma di cui aveva ampiamente parlato nel percorso di avvicinamento alla riforma. La parola riforma è una parola che noi abbiamo cancellato dalla scuola. Abbiamo detto ascoltiamo i cittadini. Leviamo, desindacalizziamo il dibattito sulla scuola. 136 pagine di discussione pura, vera. Corro il rischio di sentire dire, ma su questo non sei rapido. No, sulla scuola non voglio essere veloce. Sulla scuola voglio che tutti avvertano questo tema come un tema che li riguarda. I 149.000 che andiamo ad assumere, sì, loro, perché è indecoroso per un insegnante fare il precario a vita. E quindi abbiamo detto li assumiamo. Ma nell'assumerli abbiamo detto vi cambiamo il sistema di valutazione, sia il merito per gli insegnanti. Abbiamo sbloccato i cantieri dell'edilizia scolastica, perché è inutile che io parli della stabilità, del patto di stabilità a Bruxelles, quando non ho la stabilità delle nostre scuole o delle nostre aule. Abbiamo fatto partire un lavoro di confronto con i ragazzi, che naturalmente può essere considerato positivo o negativo. Ma io vedo migliaia, decine di migliaia di commenti sulla buona scuola, anche di critica.
Allora, il percorso sulla scuola è un percorso che va fatto coinvolgendo e affrontando. Dico a Gaia Tortora che l'espressione più bella sulla scuola aveva dato un ragazzo che ha 17 anni, si chiama Federico Bindi. Bindi, non è parente. No, con tutto il rispetto. E ha detto, a me il progetto della buona scuola non piace. Ha detto al PD, non piace. Perché non piace? Perché fin tanto che voi non renderete il mestiere di insegnante una cosa da sognare, una cosa per la quale io posso spendere i miei sogni, da piccolo cosa devo dire? Da grande vorrei fare l'insegnante. Finché non torneremo a dire che da grande voglio fare l'insegnante, vuol dire che avrete fallito. A me ha colpito, perché è un ragazzo che sarà in quarta liceo, 17 anni, è venuto alla sede del PD, credo sia un rappresentante, abbia fatto un dibattito, e questo ragazzo ci ha detto, questa è la critica, è vero, ha ragione lui. Finché noi non diremo che fare l'insegnante non è il refugium peccatorum, che una certa cultura insopportabile e inaccettabile fa passare, ma è il luogo che formando la libertà e l'educazione dei ragazzi corrisponde alla vocazione più bella della politica, finché non faremo questo non saremo credibili. E certo finché lasci gli insegnanti, 149.000 a spasso, a star dietro alle graduatorie, a star dietro alle supplenze, allo spezzone di supplenza, ai telegrammi, con un modello organizzativo allucinante, finché fai questo non sei credibile. Allora, il cambiamento della scuola è iniziato, è chiaro, non si cambia con una riforma dall'alto, si cambia con un percorso di coinvolgimento dal basso, è più faticoso, è più difficile, però secondo me è anche più bello. Non si lamenti se le fanno un titolo, non sono degno di Fonzi poi, perché la... Questo non sono degno di Fonzi, è vero, però non è che un titolo, è un no news. Sotto pancia. Alberto Gentili del Messaggero, grazie. Presidente, qualche giorno fa, dopo i dati del PIL americano schizzato su del 5%, lei ha scritto in uno dei suoi tweet, questi dati dimostrano che puntare sugli investimenti funziona. Altro che austerità. Ecco perché l'Europa deve cambiare nel 2015, l'ha detto anche prima. Allora le chiedo, se anche quest'anno la crescita dovesse balbettare, insomma l'Italia non dovesse finalmente cominciare a correre, lei è pronta a usare la leva degli investimenti pubblici anche in modo massiccio, anche a costo di sforare il tetto del 3% deficit PIL? Il tema degli investimenti è il tema centrale, la novità vera del semestre italiano è che per la prima volta si dice che gli investimenti staranno fuori da questo computo, si afferma il principio ma non si declina, si è affermato il principio ma non si è declinato, quindi questo tema è un tema al quale darà risposta il piano Juncker. Io spero che sia chiaro che gli investimenti necessari, perché senza investimenti non si va da nessuna parte, pubblici e privati siano scomputati dal patto. Per darle un'idea, noi abbiamo 5 miliardi di euro soltanto, ne parlavo questa mattina, 5 miliardi di euro solo per far fronte alla possibilità di spendere i fondi europei che ci sono. Quindi è evidente che questi denari, quegli investimenti che servono, devono essere messi in condizione di essere scomputati dal patto di stabilità. È una nostra battaglia storica. Vediamo se nel 2015 la Commissione la farà propria. Il resto lo scopriremo solo vivendo. Giulia Segreti del Financial Times. Buongiorno. Ci può confermare l'intenzione da parte del suo governo di andare avanti con i tagli della spending review? Se sì, ci può confermare le cifre per l'anno prossimo? E se ci può dire quali sono i prossimi passi per le privatizzazioni, visto che sembrano essere un po' in stand-by. Grazie. Spending review, confermiamo gli obiettivi che ci siamo dati e che abbiamo per adesso totalmente ottenuto. Segnalo, perché è passato un po' in sordina, io per esempio ho detto abbiamo sbagliato sulle partite IVA e stabilità, vero no? Però è passato un po' in sordina il fatto che per la prima volta c'è una legge di stabilità che taglia 18 miliardi di tasse in Italia. Mai accaduto prima. Pronto alla scommessa con voi. Per la prima volta c'è un taglio di tasse, e ve lo ricorderete, quanti di voi avevano dei dubbi sul fatto che si confermasse il bonus, che ti tagliasse l'IRAP, eccetera. Quindi gli obiettivi sono stati raggiunti. Chiaro, nelle previsioni di spending che noi abbiamo e che portano nell'arco del triennio ad arrivare quasi a 2 punti di PIL,
da quando siamo partiti alla fine, perché alla fine nelle previsioni Cottarelli si arrivava a circa 30 miliardi di euro, quindi quasi 2 punti di PIL, ci stanno voci che, sulle quali ancora si è fatto poco. Le faccio 2 esempi. Bolletta energetica del Paese, quasi 5 miliardi di euro, intendo dire degli immobili pubblici, non del Paese in quanto tale. Io sono per un'operazione di dismissione di patrimonio pubblico immobiliare molto, molto ardita, e una dismissione di patrimonio pubblico immobiliare con un efficientamento di ciò che rimane a livello energetico, che naturalmente richiede uno sforzo di investimento all'inizio, ma che porta a un abbassamento della bolletta immediato. Secondo punto, la vendita di l'acquisto, nel caso del pubblico, di materiale informatico. Ci sono centinaia di stazioni appaltanti per i computer, i programmi, porta una spesa pazzesca di oltre 1 miliardo. Parlo di sistema pubblico nella sua interezza. Quello è un settore sul quale intervenire con maggiore decisione e determinazione. Per me la spending non la fa un commissario, ci sarà ovviamente, continuerà il lavoro dell'ufficio della spending con l'onorevole Gutgeld, con il professor Perotti, continueremo a lavorare, ma la vera spending si fa attraverso un percorso di trasparenza. Non avete idea di quante email sono arrivate nelle caselle dei sindaci dopo che abbiamo messo online le spese, o quante presidenti di regione. Non avete idea di quanto questo stia cambiando l'attitudine e quante arriveranno quando ci saranno anche le spese delle amministrazioni centrali. Questo meccanismo di trasparenza totale, di cui sono grato al progetto guidato da Riccardo Luna, è secondo me una cosa molto, 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 molto rilevante e innovativa. Privatizzazioni. Io sono uno di quelli che pensa che sulle privatizzazioni è evidente che intervenire quando il mercato non lo consente non è una privatizzazione ma una svendita. Le confermo quello che ha detto il ministro Padoan, con cui ci confrontiamo quotidianamente su questo e su altro. Noi andremo nel 2015 su Poste, stiamo lavorando sul futuro di Ferrovie. Personalmente credo che la privatizzazione ulteriore di Eni sia tutta da verificare alla luce delle condizioni del mercato. Oggi con il dollaro, con il petrolio in queste condizioni dobbiamo valutare, riflettere, credo che valga per tutti. Ansaldo Breda è in chiusura con una gara 2, mi permetto di segnalare che abbiamo salvato Reggio Calabria nel pacchetto di gara e potrei proseguire con altre acquisizioni che comunque sono andate avanti, penso a ciò che è stato fatto con autorità di Stato cinesi, con realtà di vario genere, vediamo appunto che accadrà anche su Ansaldo Breda, perché lì la sfida mi pare che sia nippo-cinese, vediamo chi avrà la meglio, però il percorso di privatizzazione continua, ovvio, riprendendo Galluzzo, che quando finalmente il percorso sulle municipalizzate avrà una sua coerenza, sarà molto più semplice anche dismettere realtà municipalizzate. Io ho fatto il sindaco, credo di essere uno dei non molti sindaci che ha privatizzato l'azienda dei servizi di trasporto, perché il servizio pubblico, ma l'operatore è un operatore che deve stare sul mercato. Tatiana Lisanti per il TG3. Manca 4, eh? Prego. Allora, volevo chiederle a proposito della legge elettorale. Forza Italia insiste su questa clausola di salvaguardia. Volevo dire, insomma, quando si arriverà ad approvarla, prima o dopo, quando aprirà la discussione su questo. A proposito dei rapporti con Forza Italia, considera ancora Berlusconi un interlocutore affidabile alla luce anche di tutte le divisioni che stanno lacerando quel partito? Poi sul Quirinale è stato chiesto tutto, però volevo permettermi di rivolgerle... Non è stato risposto a nulla, per cui... Appunto, però io ci provo. Bene anche una sola volevo domanda, chiederle... così ci sono gli altri colleghi. Sì, volevo solo chiederle se eventualmente... cosa pensa di una donna al Quirinale, se è arrivato o meno il momento di portare una donna al Colle? Grazie.
Dunque, rispetto alla terza domanda, che indovina chi è donna, ho già detto che non gioco a indovina chi. Rispetto alla seconda domanda su Berlusconi, Silvio Berlusconi è il capo di un partito che ha ottenuto alle ultime europee il 16% o qualcosa del genere, e quindi è il capo di un... quando c'è stato da decidere il Presidente della Repubblica nel 99 e nel 2013, in nessuno dei due casi aveva la maggioranza, in entrambi i casi è stato decisivo. Diverso è stato il caso del 2006, dove, se non vado errato, il centrodestra votò scheda bianca, però potrei sbagliare, perlomeno dal quarto voto, quando quello che elesse Napolitano, se ho sbagliato vi chiedo scusa, per cui è del tutto normale, naturale e fisiologico che Forza Italia possa stare, se lo vorrà, senza il diritto di veto che non ha nessuno, neanche il PD, ma con il rispetto istituzionale che si deve a tutti i partiti votati dai cittadini al tavolo delle discussioni sul Presidente della Repubblica. Quindi lo considero un fatto assolutamente logico e fisiologico, e naturalmente da questo punto di vista il capo di Forza Italia, per quello che non decidendolo lei, non decidendolo io, lo decidono i cittadini che votano, e che votano di solito Berlusconi. Poi io non ho mai votato Berlusconi, ma siccome sono abituato a rispettare il voto dei cittadini, il fatto che ci sia ancora qualche milione di italiani che vota per Silvio Berlusconi rende Silvio Berlusconi assolutamente legittimato a stare nella discussione politica con il suo partito, che è Forza Italia. Se poi qualcuno pensa che esista Forza Italia senza Berlusconi, auguri, è una valutazione naturalmente che nemmeno ai teorici del girotondismo più puro può venire in mente che può esistere Forza Italia senza Berlusconi. La domanda sulla clausola di salvaguardia è una domanda che arriva non soltanto da Forza Italia, viene da tanti partiti, l'ha teorizzata il senatore Calderoli, per l'appunto, il padre del Porcellum. È dentro una parte del PD, è dentro una parte di Forza Italia, è dentro una parte di NCD e di Area Popolare. Per quello che mi riguarda non sono contrario alla clausola di salvaguardia sui tempi di entrata in vigore, però arriva la fine, cioè il punto di discussione è chiudere sulla legge elettorale. Siccome questa legge elettorale la useremo nel febbraio del 18, se qualcuno vuole mettere la clausola di salvaguardia nel 2016, durante il 2016, noi siamo disponibilissimi a discuterne in tutte le sedi e in tutte le salse, però si fa la legge elettorale, cioè iniziare a dire prima, a mettere le mani avanti, prima voglio la clausola di salvaguardia, sembra un tentativo di non realizzare questo risultato. Quindi disponibilità vera, disponibilità reale, nessuno di noi può avere la verità in tasca, ma per cortesia il sano senso dell'urgenza ci porti a chiudere rapidissimamente, perché c'è un limite a tutto. Vincenzo Miglietta di Radio 24. Eccomi. Presidente, buongiorno. La manovra economica ha reso stabili gli 80 euro in busta paga, se non sbaglio costano ben 10 miliardi. Le chiedo se col senno di poi, visto il protrarsi della congiuntura negativa internazionale, rifarebbe questa scelta, perché parliamo comunque di 10 miliardi. Ma la domanda che mi interessa di più riguarda la fiscalità della casa. Le sembra normale un paese dove si inizia a pagare a giugno, ottobre, dicembre, con tanti appuntamenti così difficili anche da ricordare? Pensiamo anche ad un pensionato che deve onorare questi appuntamenti. Ci può dare per il 2015 un appuntamento fisso, la cosiddetta local tax, un qualcosa che semplifichi la normativa? Grazie. Le sembra normale? No, lavoro per cambiarla. Nel 2015 facciamo local tax? No, perché rischiavamo di fare confusione. Siamo arrivati con i tempi necessari, dobbiamo dare certezza e garanzia. Questo avverrà dal 2016, entrerà in vigore la local tax. Le scadenze vanno semplificate, in un paese normale si paga le tasse una volta l'anno, poi si piange per una settimana, però si paga una volta l'anno, l'obiettivo è andare lì. E la semplificazione vedrà nel 2015 il primo esperimento con la dichiarazione dei redditi precompilata, altro tema di cui non abbiamo parlato, ma in questi mesi ne stiamo facendo, ne stiamo mettendo in forno di cotte e di crude. L'espressione cotte e crude in forno non va bene, però ci siamo capiti. Gli 80 euro lo rifarei tutta la vita, l'aumenterei se fosse possibile. Capisco che per molti è una misura che economicamente non ha funzionato perché i consumi non sono ripartiti. Attraverso quella
capacità di leggere l'economia tipica di chi non ha il riscontro opposto, perché nessuno può dire cosa sarebbe accaduto se non ci fossero stati. Ma il punto è che non l'abbiamo fatto per l'economia, l'abbiamo fatto per una questione di giustizia sociale. Cioè, allora, volete un identikit ideologico di questo governo? È il governo che cerca di ridurre la forbice delle diseguaglianze. E l'emblema degli 80 euro è esattamente questo. Do 80 euro per consentire a chi oggi vive una situazione di difficoltà non di iniziare a spendere, ma di avere più titolo, più diritti, più attenzione. Giustizia sociale si chiamava una volta, ed è un'espressione che a me sta a cuore perché appartiene al DNA dal quale, diciamo, del quale sono fatto, e dall'altro il tetto a super manager, cioè la forbice che si riduce. Questo è l'emblema più forte che abbiamo messo in campo. Il tetto massimo di cui tutti parlavano e che noi abbiamo fatto, e dall'altro lato gli 80 euro come misura di giustizia sociale. Poi io penso che sarebbe interessantissimo stare tra di noi a discutere di quali misure sono necessarie. Il governo ha fatto, tolto l'IRAP componente lavoro, la componente lavoro dall'IRAP, dato 80 euro a chi guadagna meno di 1.500 euro al mese, investito sui bambini, sui bebè, con l'operazione degli 80 euro alle mamme per 3 anni. Detto che chi assume nel 2015 a tempo indeterminato agli sgravi per 3 anni. Dice, ma non basta. Sì, spiegatemi che cos'altro avreste fatto. Perché io credo che queste cose siano cose sulle quali nessuno possa dire è stato fatto un errore. Sono le cose che tutti indistintamente dicevano che andavano fatte. Ma ancora non è ripartita la marea della crescita. Certo, bisogna che riparta a livello europeo e a maggior ragione dico che c'è il tema degli investimenti da utilizzare. Ma non ho alcun rimpianto per le cose che abbiamo fatto e disponibile a discutere di un sistema fiscale più semplice che è un dovere. Nel frattempo a bordo della nave c'è, rima del traghetto c'è soltanto il comandante che, come fanno i comandanti seri, è l'ultimo ad abbandonare la nave insieme al personale della Marina Militare che lo sta aiutando per completare, quindi dei nove dell'equipaggio sono tutti trasbordati, rimane soltanto il comandante della nave con il personale della Marina Militare, non vuole lasciare ancora la nave per tentare il rimorchio in caso di situazioni migliori, quindi io credo che anche da questo punto di vista sia stata scritta una pagina interessante e bella di serietà della navigazione, ovviamente una pagina drammatica per ciò che è accaduto, una pagina che ci riempie il cuore di dolore per le vittime, ma che porta in questo momento il comandante della nave, unico membro dell'equipaggio che è a bordo della nave con 4 ufficiali della Marina Militare Italiana, cercando di agganciare il rimorchio che, come sapete, in queste nottate 4 volte è bruciato, il cavo veniva dato, tutte le volte il rimorchiatore è riuscito a mettere il cavo, noi speravamo che con il rimorchio potesse portare la nave in condizioni diverse perché avevamo preoccupazione sull'incendio, e invece e tutte le volte bruciava per il calore, considerate che stamattina la nave si è inclinata per la prima volta di circa 10 gradi, quindi è accaduto per la prima volta stamattina, è stata un'operazione veramente compiuta in condizioni straordinarie, il comandante è a bordo insieme a 4 della Marina Militare e vediamo come finirà, naturalmente sotto il controllo e l'aiuto di tutte le strutture che sono in questo momento lì presenti. Giada Zampano del Wall Street Journal. Salve, sono qua. Ho la giacca rossa per farmi vedere. Allora, no, perché come è noto ho una certa passione per il colore. E per la Susanna anche. No, per il rosso. No, infatti anche lei in genere la indossa per ricordare l'esistenza dei sindacati. Comunque, facciamo un po' di fact-check. Questa, guardi, me la ricordo anche senza maglietta, l'esistenza dei sindacati. Si sono messi d'accordo. Comunque, volevo fare un po' di fact-checking su quello che ha fatto fino adesso il governo, visto che le piace la pratica, fatto. Lei aveva promesso innanzitutto di portare l'Italia fuori dalla palude, con una serie di provvedimenti di riforme che, come dice giustamente, sono state incardinate e richiedono un certo numero di tempo, un certo numero di mesi. Soprattutto la riforma elettorale e le riforme costituzionali sa meglio di me quanto potrebbero richiedere. Se ci saranno una serie di emendamenti, come è previsto con la riforma costituzionale e il referendum, si potrebbe arrivare a 1 anno e mezzo, più o meno. Quindi avrà bisogno di un po' di tempo. E il dimezzamento di numero dei parlamentari non mi sembra che sia stato fatto. La riduzione dei privilegi, soprattutto le diarie, una serie di privilegi che i parlamentari hanno accumulato nel corso degli anni, qualcosa è stato fatto ma non è ancora stato avviato. Privatizzazioni sono, come ricordava la collega, ancora un po' al palo, sono state rimandate le maggiori al 2015, quindi diciamo che ha davanti una serie
di tempi, di provvedimenti, di tempi lunghi per portare a termine quello che era il suo programma. A questo punto l'elezione del Presidente della Repubblica potrebbe rappresentare più che altro un test di maggioranze variabili, cioè per vedere se la maggioranza che lei in Parlamento potrebbe reggere oppure no a una serie di voti di fiducia. Quello che le chiedo io è semplicemente una valutazione politica, cioè a questo punto non le converrebbe andare ad elezioni per testare la sua maggioranza? No, poi se vuole le rispondo, nel senso che a me conviene sempre tentare di andare alle elezioni, ma all'Italia no. E le rispondo nel merito dicendole che uno, qui si va a votare nel 2018, due, per il Presidente della Repubblica la sua espressione sui test a maggioranza variabile, sulle maggioranze variabili contraddice lo spirito della Carta Costituzionale di questo Paese, che non prevede delle maggioranze di governo o di opposizione per l'elezione del Presidente della Repubblica, qualificando un quorum, peraltro a doppia lettura, vale a dire nei primi tre casi e dal quarto in poi, che richiede per definizione una maggioranza più ampia rispetto a quella del governo. In realtà la maggioranza assoluta dei componenti l'organismo potrebbe configurarsi in alcuni casi come un'espressione a maggioranza di governo, ma che in realtà non è mai stato fatto così. Quindi brevemente un breve excursus su quello che è accaduto negli ultimi anni, partendo per ragionevoli esigenze di tempo dal 1978 con Sandro Pertini, una maggioranza ampia, mi pare alla 15ª, 18ª votazione, comunque molto in là. Nel 1985 Cossiga, attraverso il metodo scelto dall'allora segretario della Democrazia Cristiana De Mita, vide un'elezione al primo turno, fu la prima volta che questo avveniva nella storia del Paese, se non vado errato. Nel 1992 il Parlamento era in una situazione di grande turbolenza, la maggioranza di allora scelse di votare il segretario della Democrazia Cristiana, che si chiamava Arnaldo Forlani. Questo voto fu impallinato da una ventina di franchi tiratori, non nel senso di 20 persone, ma da una ventina di volte dai franchi tiratori, e alla fine, dopo un terribile episodio come quello della strage mafiosa di Capaci, il Parlamento in fretta e furia, fortunatamente, io dico, elesse in modo molto rapido quello che allora era il Presidente della Camera. Segnalo che su 11 volte, 7 volte si è eletto il Presidente della Camera o del Senato. Nel 1999, con segretario Walter Veltroni, il partito di maggioranza, che era allora il PDS, o forse DS, non mi ricordo se avevano ancora la P o no, secondo me no, non avevano la P, bene, grazie, della consulenza, i DS scelsero un metodo largo e andarono a parlare con la loro opposizione, guidata da Silvio Berlusconi, individuando nella persona di Carlo Azeglio Ciampi il candidato da votare al primo tentativo, cosa che avvenne per la seconda volta dopo Cossiga. Nel 2006 le forze del centro-sinistra scelsero come candidato all'ultimo tuffo, dopo una lunga discussione anche sui giornali, dopo, in realtà già c'era stato nel 99 con la prima campagna elettorale fatta tra i cittadini con Emma Bonino, l'uomo giusto era l'espressione. Nel 2006 invece, dopo una lunga discussione che aveva riguardato alcuni importanti e autorevoli personaggi, per esempio Massimo D'Alema, che era stato candidato dal direttore del Foglio, che allora era un giornale di proprietà, peraltro, ma insomma, il Foglio è sempre stato il Foglio, per cui come tale libertà e genio assoluto, propose il presidente D'Alema, non passò quella proposta e alla fine il centro-sinistra andò sulla candidatura di Napolitano, che fu eletto al quarto tentativo. Nel 2013 ricorderete quello che accadde con le forze politiche che non riuscirono a trovare un'intesa sul nome prima di Franco Marini e poi con maggioranza diversa su Romano Prodi, e al quinto tentativo, con una ampia maggioranza ben superiore anche al quorum che sarebbe stato necessario al primo turno, fecero rimuovere il Presidente della Repubblica Napolitano dal suo impegno di non fare un secondo mandato, con un sacrificio personale di cui tutti noi gli siamo grati. Tutto questo per dire che parlare di test politico per l'elezione del Presidente della Repubblica è, tecnicamente parlando, una cosa inesatta, che ho il dovere di segnalarle nel rispetto del suo ruolo. Fact-checking, quindi non c'è voto di fiducia. Voto di fiducia è quando c'è un governo che va e chiede il voto di fiducia. Qui si tratta di un voto istituzionale di grande rilievo e di grande importanza. E lo dico perché credo che ci voglia anche precisione da parte vostra nel racconto che si fa. Non è un voto di fiducia sulla maggioranza. Rispetto al fact-checking, vado veloce. Io ho parlato di riforme e farei il riferimento a quello che io ho detto, se dobbiamo fare il fact-checking, non a quello che lei pensa. Quello che io ho detto è che nel mese di febbraio avremmo portato la legge elettorale in discussione alla Camera.
c'è un errore da parte mia, perché è arrivata il 13 marzo e non il 28 febbraio, la legge elettorale è però stata incardinata alla Camera, approvata alla Camera, oggi è stata incardinata prima in Commissione e adesso in Aula al Senato, io le dico che entro il mese di gennaio ragionevolmente sarà approvata. Sulla riforma costituzionale lei sicuramente sa che c'è un contingentamento dei tempi che prevede che la votazione alla Camera sarà terminata entro il mese di gennaio del 2015. Scatteranno da quel momento i 3 mesi di tempo necessari a riportarla alla Camera nuovamente dopo il terzo passaggio al Senato, vale a dire scattano i 3 mesi previsti dalla Carta Costituzionale per la seconda conforme, termine tecnico che porta a dire che quando si fa il testo definitivo, da quel momento partono i 3 mesi necessari alla seconda lettura. Le confermo che il nostro intendimento è quello di fare il referendum. In quella riforma costituzionale, come lei sicuramente sa, le diarie dei consiglieri regionali si interviene sullo status dei consiglieri regionali, si introduce un principio per il quale i senatori non hanno più, non soltanto l'indennità, ma non hanno più un grado di elezione diretta, questo vuol dire la riduzione del ceto politico, e il Senato diventa la Camera delle Autonomie. C'è un mio errore su questo nel non aver fatto notare come questa riforma sia una riforma non improvvisata per ragioni legate alla casta, ma frutto di una lunga discussione. Il Presidente della Repubblica ci è tornato con parole molto autorevoli, ovviamente ben più autorevoli delle mie, ma credo davvero definitive e di grande chiarezza. Il bicameralismo è stato il principale errore della Costituente secondo i costituenti. Allora, su questo tema sarebbe interessantissimo approfondire con i costituzionalisti la proposta che noi facciamo, che è una proposta che ricalca per alcuni aspetti il Bundesrat, che però va a introdurre degli elementi di specificità italiani. Sostenere che in 10 mesi, dopo anni di palude, in 10 mesi si sia arrivati alla seconda lettura alla Camera e alla seconda lettura al Senato di questi 2 interventi sia non aver corrisposto alle promesse è una opinione che io rispetto dal profondo del cuore, ma che non condivido. Sul tema del lavoro avevamo detto che a marzo avremmo portato la proposta di legge. Abbiamo portato un decreto legge e un disegno di legge. Il decreto legge Poletti è stato approvato, portato a marzo e approvato a maggio. Il Jobs Act è diventato realtà in 10 mesi. Sul tema della pubblica amministrazione abbiamo detto che avremmo portato entro il mese di aprile la proposta, l'abbiamo portata, è partita la discussione, il 13 giugno è partito il lavoro sul decreto legge, il decreto legge Madia è diventato legge, il decreto legge numero 90, e il disegno di legge è attualmente in discussione in Senato, dove c'è un overbooking, perché c'è tanta carne al fuoco, e io sono grato ai senatori che lavorano anche di notte, cosa che non sempre accadeva. Poi naturalmente i fornai lavorano di notte, i giornalisti lavorano di notte, i tipografi lavorano di notte, i camionisti lavorano di notte, quindi non possiamo fare dei senatori degli eroi perché lavorano talvolta di notte. Nessuno di noi intende fare dei senatori degli eroi, però non è che è accaduto spessissimo che questo avvenisse. Quindi il mio grazie e il mio tanto di cappello a personaggi che vengono dal giornalismo, così recupero un po' la cosa sull'ordine, che però ho soltanto fatto capire e non ho detto, il mio grazie a quel grande giornalista che incidentalmente, no, per scelta politica saggia e consapevole, è diventato senatore della Repubblica, che si chiama Sergio Zavoli, che messosi a sedere sul suo banco alle 10 del mattino si è rialzato alle 7 del giorno dopo aver approvato la legge di stabilità e aver incardinato la legge elettorale. Vado avanti sui procedimenti di riforma che sono stati attuati da questo governo. Nel mese di maggio avevamo detto che avremmo portato i primi decreti sul fisco. È stata approvata la delega fiscale, i primi decreti ci sono, si può avere un giudizio più o meno condiviso o convincente, però, questo lo dico per il suo giornale, per il suo giornale e per tutti i giornali economici naturalmente, non soltanto per Wall Street Journal, però è un fatto molto interessante perché per la prima volta ci sono degli strumenti nel fisco italiano che permettono alle aziende di sapere quanto devono pagare, come prima, aprire un sistema anglosassone di relazione tra l'azienda e l'istituzione pubblica. È una rivoluzione. Quando finalmente discuteremo di questo e il fumo dell'ideologia lascerà il posto alla realtà dei fatti, vedrete che sarà una novità importante. Non avevo detto, uscendo dal Quirinale, ma glielo dico adesso, che a giugno avremmo fatto anche la riforma della giustizia presentando il pacchetto di riforme. 30 giugno abbiamo fatto il Consiglio dei Ministri, abbiamo presentato le nostre proposte di riforma, aperto una discussione, i magistrati hanno detto la loro, non entusiasti, le ferie, tutte le cose che ricorderete, gli avvocati hanno detto la loro, i professionisti hanno detto la loro, a settembre, meglio il 29 agosto, si sono
votati i primi provvedimenti in Consiglio dei Ministri, un decreto legge che è già legge e 8 disegni di legge che stanno in coda. Le leggi purtroppo non hanno il telepass. No, purtroppo, chiedo scusa, per fortuna non hanno il telepass, perché c'è la democrazia. E quindi di conseguenza, vedo Sensi in grande ambascio perché mi è partita la qui, bisogna avere il coraggio quando si fa checking di parlare dei fatti e non delle opinioni. Si chiama opinion checking, che è una cosa molto più seria e rilevante, ma i dati di fatto è che tutti i procedimenti che avevamo attuato, tutti sono partiti. Con l'eccezione della scuola, perché sulla scuola abbiamo aperto un dibattito. Allora io rispetto tutti, apprezzo chi dice che non avete fatto le cose giuste, ma noi stiamo facendo esattamente quello che abbiamo promesso, tutto quello che abbiamo promesso. E in 10 mesi si può dire che abbiamo fatto un sacco di errori, legittimo, si può dire che ancora non abbiamo risolto tutti i problemi, legittimo, ma nessuno può negare il fatto che rispetto a ciò che avevamo immaginato di fare, tutti i procedimenti e i provvedimenti sono stati avviati. Poi naturalmente gli errori li facciamo tutti i giorni, io per primo, pronto a rimediare se si possono rimediare, però quello che non si può accettare è una ricostruzione dell'Italia come un paese che non stia facendo ciò che aveva promesso di fare. Perché questa ricostruzione, purtroppo, asseverata da un certo atteggiamento degli italiani che lavorano all'estero, penso alle commissioni, alle istituzioni europee, è un atteggiamento che è quanto di più banale ci sia. Ah, ma tanto l'Italia non cambierà mai. Non è così. L'Italia sta cambiando. Poi uno può dire sono d'accordo o meno, ma nessuno può negare che le cose stiano davvero profondamente modificandosi. Andrea Fabozzi del Manifesto. Ecco. Infatti sì, la ringrazio. Ma non sei mica l'ultimo. No. Abbiamo fatto una trattativa. Sì, ma poi la mia domanda credo che se la può cavare con una risposta più veloce di questa, che è su un fatto limitato, però importante. È sull'incrocio tra la legge elettorale e la revisione costituzionale. Perché nel disegno di legge che ha scritto il governo di revisione costituzionale è previsto che le leggi elettorali possano essere sottoposte a un vaglio preventivo di costituzionalità quando una minoranza di deputati lo chiede. E che è una cosa buona perché questo può evitare appunto i rischi di ripetere il caso del Porcellum. Ora però, sia in prima lettura che adesso al Senato, diversi emendamenti del PD, ma non solo del PD, chiedevano di estendere questa, di applicare questa previsione anche all'Italicum, perché si tratta di una legge destinata a durare tanto tempo e dunque non applicarla all'Italicum svilirebbe un po' questa previsione. E il governo però si è sempre opposto a questo tipo di proposta. Allora io volevo chiederle intanto di spiegare le ragioni, non è che magari anche il governo diciamo c'ha qualche timore di costituzionalità per questa legge, perché vede, lei ha fatto vedere lo schemino della scheda elettorale prima, che esaltandone la semplicità. Adesso la semplicità però non è tutto, perché semplicità per semplicità il Porcellum era persino più semplice, non bisognava neanche scrivere i nomi delle preferenze, in questo caso si possono scrivere, però è anche vero che in 2 casi su 3 saranno inutili, perché al di là del partito che vince le preferenze non varranno. E il capolista bloccato, che lei ha presentato come un candidato del collegio, è in realtà un candidato di 10 collegi, quindi più che al Mattarellum assomiglia molto al nominato di vecchia scuola, insomma. Quindi perché non sottoporre anche l'Italicum a questa regola del vaglio preventivo di costituzionalità, tanto più che, come lei ha confermato, c'è intenzione di introdurre la clausola che renderà applicabile l'Italicum solo dal 2016 o persino dal 2018, quindi ci sarebbe tutto il tempo per evitare di cadere di nuovo nei rischi del Porcellum. Sarebbe molto interessante dimostrarle i numeri alla mano, che quel riferimento che le fa ai 10 candidati, cioè alle candidature plurinominali, o meglio, più correttamente, a candidature in più di un collegio, è una caratteristica che va avanti da circa 70 anni nella storia italiana e che ha visto eleggere Moro, Berlinguer, Nenni con questo meccanismo. Quindi questo meccanismo del quale oggi ci si rende improvvisamente conto, e che peraltro io ho già detto che nella mia veste di segretario del PD, per quello che riguarda me, io non userei mai, è un meccanismo che è stato utilizzato da tutti, non soltanto in quantità industriale dai leader della Prima Repubblica, ma anche da quelli della Seconda Repubblica, perché lo ha fatto Berlusconi, lo ha fatto nell'ultima elezione, l'hanno fatto Berlusconi, lo ha fatto Bersani, potrei fare gli elenchi di quelli che si sono candidati in più di un collegio.
ma credo che questo non le interessasse, lo mettesse lì soltanto en passant. Noi non abbiamo nessun tipo di preoccupazione rispetto alla costituzionalità della legge elettorale, si tratta semplicemente di capire se entra in vigore la riforma costituzionale prima e la legge elettorale dopo. È del tutto evidente che la legge elettorale va al giudizio della Corte, se è il contrario non si può fare una legge retroattiva o un pasticcio costituzionale. Dopodiché le forme per andare alla Corte Costituzionale, come sapete, rispetto alla legge elettorale sono numerose, plurime e ben diverse, quindi non abbiamo alcun tipo né di problemi né di preoccupazioni circa il giudizio sulla costituzionalità. Mai visto una legge così semplice e così chiaramente rispettosa dei principi anche della sentenza del anti-Porcellum come quella che noi abbiamo fatto, perché se lei guarda quel facsimile la riconoscibilità è chiara. E rispetto al fatto che ci sia un candidato di collegio, certo, può essere nominato. Se il partito lo nomina, è nominato. Se il partito se lo sceglie con le primarie, è eletto con le primarie. Se il partito prende più seggi, ci sono gli spazi anche per quelli con le preferenze, ma è un meccanismo semplice dove alla fine chi vince vince, chi vince governa, chi vince è responsabile delle cose che non fa. E sono ben lieto di dare la parola all'ultimo, da lei. Prego, l'ultima domanda. Radio Radicale. Faccio da solo. Mi faccio una domanda e mi do una risposta come fa un vostro collega. Allora, intanto sì, la domanda sarà secca. Volevamo chiederle come mai e che cosa la portasse ad avere un'opinione così negativa nei confronti dell'amnistia e dell'indulto, dal momento che sono sicuramente nella Costituzione, e questo lo sanno tutti, avrebbero un effetto deflattivo, e in una situazione come quella della giustizia attuale niente di meglio. Tra l'altro la Banca Mondiale ci ha messo agli ultimi posti in questa graduatoria dei paesi dove si fanno buoni affari, proprio per la lunghezza dei processi. Poi c'è la questione delle carceri, che una visita ispettiva delle Nazioni Unite luglio scorso le ha tornate a definire inumane e degradanti, e non ultimo, lo dico per rispetto, quindi non ultimo ma sicuramente per primissimo posto, il messaggio che il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato alle Camere, unico messaggio nei suoi quasi 9 anni di mandato. Grazie. Il messaggio del Presidente della Repubblica è un messaggio molto serio, molto ampio, che riguarda tanti strumenti e fa riferimento anche a questi, ma è un messaggio che va letto nella sua interezza, dall'A alla Z. Noi lo abbiamo fatto, abbiamo risposto con una deflazione del sistema che è sotto gli occhi di tutti. Credo che potrebbe essere una cosa buona e giusta se l'ufficio stampa si preoccupasse di offrire nella giornata di oggi i numeri che il Ministro Orlando ha predisposto in modo molto serio sulla situazione, su come è modificato il delta tra detenuti in carcere e diciamo il sovraffollamento. Quindi la situazione è sostanzialmente risolta, come ha dimostrato il pronunciamento del Tribunale di Lussemburgo su questo, della Corte Europea su questo singolo punto. Naturalmente si può stare a discutere adesso di molto. Io condivido con lei il fatto che sia inumano che ci sia un processo così lungo. Stiamo riducendo molto. Una delle cose che non abbiamo valorizzato, per colpa mia, è il processo telematico. Non abbiamo valorizzato quanto stiano riducendosi i tempi. Vedrete da qui a un anno come saranno modificate le regole del gioco anche sui processi. Vi garantisco che già i primi segni sono evidenti. Chiedo davvero, onde evitare di addormentarvi ulteriormente dopo 2 ore e mezzo, di poter offrire i numeri all'attenzione dei media proprio su questo tema. Io poi personalmente ho la mia opinione sull'amnistia e l'indulto, che come tali sono di prerogativa del Parlamento, ma se l'amnistia e l'indulto lei li considera la risposta, so che per lei è anche una battaglia, diciamo, per l'emittente con cui lavora, è una battaglia anche, diciamo, storica e per molti aspetti ideale. Io credo che se l'amnistia e l'indulto sono la risposta al problema del sovraffollamento delle carceri, noi l'abbiamo risolto in modo diverso, intervenendo con sanzioni alternative, riducendo il numero delle persone in attesa di giudizio. Questo per me è un autentico scandalo. L'idea che ti metto dentro prima del giudizio. In un paese normale si va in carcere dopo la sentenza passata in giudicato, a meno di particolarissime situazioni in cui è comprovato il rischio, il pericolo di fuga, l'inquinamento delle prove, la ritrazione del reato. Questo è un tema per me di battaglia sacrosanta. Il fatto che si sia passati, vado a memoria, da 11.000 a 8.000 detenuti in attesa di giudizio non è ancora soddisfacente, ma è un primo passo che va nella giusta direzione. Io ricorderete magari no,
edizione della Leopolda parlai di un caso Silvio, tutti improvvisamente si svegliarono dal torpore più correttamente, ed era riferimento a Silvio Scaglia. Non ho cambiato idea rispetto ad allora, quando facevo di mestiere il candidato, in quel caso il candidato al segretario del PD, oltre che il sindaco di Firenze, sono ancora più convinto, però credo anche che i primi segni del governo vadano in questa direzione. Vorrei di cuore ringraziarvi, vorrei anche dirvi che al di là dei toni considero il vostro servizio davvero impegnativo e importante. Credo che il mondo del giornalismo non sia cosa diversa dalla classe dirigente di questo paese, io la vedo così perlomeno, e che l'attenzione a superare la banalità, a riuscire a dimostrare concretamente quello che facciamo, a raccontare con determinazione i sogni, i progetti, anche i fallimenti, sia una funzione fondamentale per noi, per cui vi ringrazio per questo, sia anche un obiettivo che noi abbiamo da dover perseguire con maggiore determinazione. I politici devono migliorare, non mi permetterò mai di dirlo ai giornalisti, anche se penso che valga per tutti, perché la mattina ci alziamo con questo obiettivo, e credo che nel desiderio di migliorare ci stia il bisogno e il dovere di rendere questo paese un paese più a misura dei sogni che abbiamo e un po' meno dei racconti macchiettistici che talvolta permettiamo ad altri di fare su di noi. Io combatterò fino all'ultimo giorno, costi quel che costi, perché l'Italia abbia il peso che le spetta nello scacchiere internazionale, nel racconto internazionale e nel modo con il quale noi stessi raccontiamo ciò che facciamo. Per questo vi auguro di cuore buon lavoro, buon anno, sarà un anno difficile ma sarà un anno particolarmente entusiasmante. Può accadere che si fallisca, non può accadere che non ci si provi. Io ci proverò fino all'ultimo giorno di questa legislatura, fino all'ultimo giorno del mio mandato e soprattutto fino all'ultimo giorno del mio impegno in politica, che credo sia finalizzato non a mettere una riga in più al curriculum, ma a tentare di costruire un paese più degno di questo nome, perché il nome dell'Italia è bellezza, io credo che noi ce lo siamo dimenticati un po' troppo spesso. Buon anno a tutti. Ringrazio il Presidente del Consiglio, ringrazio tutti voi, mi scuso con i colleghi che non hanno potuto fare la domanda. Vi do appuntamento all'anno prossimo per la conferenza stampa di fine anno, che ci sarà, perché l'ordine dei giornalisti ci sarà, il Presidente del Consiglio cambierà idea. No, io non metto la bocca.